Questa non è una partita, questa è la partita per Lama e Sansepolcro, amici sportivi. Buon pomeriggio dallo stadio Polchi Laurenzi di Lama, di fronte per la finale playoff del campionato d'eccellenza Lama e Sansepolcro. Due risultati su tre per i padroni di casa del Lama, che hanno chiuso la regular season al secondo posto. Sansepolcro costretto invece a vincere. In caso di parità nei 90 regolamentari si andrà al 120esimo. Che partita dobbiamo attenderci? Lo chiediamo subito a Simone Rubeca. Ciao Simone. Ciao a te Nicola e buon pomeriggio ai telespettatori. Una partita come quelle della regular season, dove sono stati due pareggi, il 0-0 all'andata e 1-1 al ritorno, una partita combattuta dove tutte e due le squadre sono convinto che cercheranno di vincere la partita. Che partita dobbiamo attenderci? Lo chiediamo anche ad Elisa Duili a bordo campo, che salutiamo, con il vicepresidente del Sansepolcro, Stefano Chiasserini, l'unico che non sente la tensione, l'unico che ha deciso di presentarsi ai nostri microfoni prima del via della gara. Proprio così, buonasera e ben ritrovati. Accanto a me Stefano Chiasserini, il vicepresidente della Vive Alto Tevere Sansepolcro. Diceva Nicola in fase di presentazione, questa non è una partita, è la partita, diceva l'unico che si è presentato ai microfoni, l'unico che probabilmente non sente la tensione. No, tranquillissimi, non è perché non volevamo presentarsi. Il presidente è arrivato in questo istante, l'altro mio collega non è presente qua allo stadio. La partita, sì, è la finale playoff, la vivremo con intensità. Speriamo che sia un bellissimo spettacolo per il folto pubblico che è venuto qua Lama e chi dire, vinca il migliore? Non diciamo chi sarà. Sicuramente da parte sua spererà nella Vive Alto Tevere Sansepolcro, che deve necessariamente vincere. Deve necessariamente vincere, è quello che ci auspichiamo. Vediamo quello che succederà alla fine dei 90 minuti o dei 120 minuti e dopo si faranno le valutazioni in seguito. Nicola. Lo lasciamo andare, lo ringraziamo, grazie a Stefano Chiasserini. Allora, squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo proprio in questo momento, c'è una bellissima cornice di pubblico, fortunatamente in questo momento non sta piovendo qui a Lama, al Polchi Laurenzi, grande cornice di pubblico anche perché è un derby molto sentito soprattutto a Lama, una rivalità sportiva sana ma accesa fra le due squadre. E allora noi andiamo subito con le formazioni. Un'assenza di rilievo nel Sansepolcro è quella di Matteo Giorni, non al meglio, che parte dalla panchina. Formazione allora il Lama di Guido Vicarelli, autentica rivelazione di questo campionato, scende in campo per questa finale playoff con Vadi, Bendini, Volpi, Bernicchi, Michele Bartolini, Mambrini, Berettoni, Lanzi, Bartolucci, Veneroso e Silla. In panchina per il Lama troviamo Luca Riborgo, Mearelli, Cappellacci, Ghirelli, Veschi, Mantini, Stefano Bartolini e Capannelli. Dall'altra parte Sansepolcro in campo invece con Vaccarecci, Iavarone, Farinelli, Bernardini, Arcaleni, Gorini, Braccini, Bacciarini, Massai, Valori e D'Urso. In panchina con il tecnico Andrea Bricca ci sono Manzi, Carbonaro, Ali Zober, Bianchini, Giorni, Nicolò Boriosi, Lomarini, Cano e Matteo Boriosi. L'arbitro dell'incontro è Gianluca Frizza di Perugia, gli assistenti sono Francesco Finori e Alessio Biagiotti, entrambi di Gubbio. A te Simone. Le formazioni stanno scendendo in campo, prima passando davanti ai spogliatoi ho visto le due formazioni concentrate al massimo, non può essere in maniera diversa perché questa, la posta in palio è veramente tanto alta, uno per il blasone come dicevi te, dato che è un derby, è la partita nella partita perché si gioca gli spareggi con una squadra bolognese che ti possono portare direttamente in Serie D o al massimo avere un posto importante per un eventuale ripescaggio. Hai detto bene tu infatti, perché la vincente di questa sfida, due risultati su tre per il Lama al 120esimo, lo ricordiamo, domenica prossima scenderà di nuovo in campo per il via della fase nazionale che assegna una promozione in Serie D, semifinale d'andata in programma in Umbria, si giocherà dunque a Lama o a Sansepolcro contro i bolognesi del Progresso, squadra di Casalmaggiore che ha chiuso al secondo posto nel suo girone dell'eccellenza emiliana. In caso di superamento del turno, eventuale finale play off che vale la D contro una tra Fucecchio e la vincente dei playoff nel Lazio, in quel caso ultima giornata che si gioca oggi. È tutto pronto per il fischio d'inizio di questo Lama Sansepolcro finale playoff. Elisa era già polemica prima del via della partita, lo scorso anno vi abbiamo trasmesso proprio di questi tempi in diretta la finale playoff tra Cannara e San Sisto. Elisa ha detto me ne stavo in canottiera, oggi invece Elisa?
Oggi decisamente no, quindi rispolverato il piumino, sciarpa e ombrello assolutamente in borsa. Diciamo, Nicola, che nelle ultime dirette non siamo stati poi così fortunati dal punto di vista meteorologico. Indipendentemente da questo terreno che sembra davvero in ottime condizioni, lo dicevate voi in fase di presentazione, c'è davvero una bellissima cornice di pubblico per questa che è davvero la partita, dunque ci si gioca la Serie B. Mettiamolo così, non farà caldo, clima ideale dunque per i giocatori in campo, ci si aspetta un ritmo alto, molto alto in questa finalissima, del resto insomma è una partita che si presenta da sola, il sorriso fra Gabriele Bartolucci e Nicolò D'Urso, tutto pronto per il via che verrà decretato fra pochi istanti dall'arbitro Gianluca Frizza di Perugia, designazione di prestigio per il fischietto perugino per questa finale playoff del campionato d'eccellenza in un 12 maggio decisamente insolito sul clima meteorologico. Sansepolcro che attaccherà da destra a sinistra dei teleschermi nella consueta casacca bianconera. E allora controlla il cronometro Frizza, partiti in questo istante per la finale playoff d'eccellenza con il Sansepolcro che manovra il primo pallone con Bernardini. Fra l'altro curiosità, proprio Bernardini lo scorso anno era l'unico dei 22 in campo nella finale playoff di cui dicevamo prima, vestiva la maglia del Cannara, che perse la finale playoff con la Torres dopo aver battuto il Rosselli Mutina in semifinale, sconfitta in finale che comunque ha permesso al Cannara di essere ripescato in Serie D. Poi grande stagione da parte della formazione di Francesco Farsi, prima fra le ombre in Serie D proprio in questo campionato. Attenzione a Sansepolcro, prova a sfondare sulla sinistra, suggerimento al centro, tocco con la mano, arriva il fischio da parte di Frizza, sarà calcio di punizione in favore dell'Ama con Simone Rubè con un'occhiata agli schieramenti in campo. Ma il Lama con il consueto 4-3, con punta avanzata Bartolucci, a sinistra Silla e a destra Veneroso che sta adesso prendendo la palla, mentre il Sansepolcro è con il 4-2-3-1, una novità, ha messo lì davanti Valori a prima punta e ha messo Braccini a dare un po' fastidio a Bernicchi quando viene su a prendere palla, a Tenico. Esatto, proprio così. Allora un 4-3-3, come detto bene Simone Rubeca, per quanto riguarda il Lama, Vadi fra i pali, Bendini, Michele Bartolini, Mambrini e Volpi in difesa, Lanzi, Bernicchi e Berrettoni in mediana con Veneroso, Bartolucci e Silla a comporre il tridente d'attacco. Nel 4-2-3-1 del Sansepolcro invece c'è Vaccarecci fra i pali, Iavaroni, Arcaleni schierato difensore centrale vista l'assenza di Giorni in difesa a comporre il reparto con Gorini, Farinelli da terzino sinistro, Bernardini e Bacciarini, i due interni di centrocampo, Massai, Braccini e D'Urso alle spalle proprio di Valori. Volpi, lo scarico per Lanzi, alza la testa, movimento di Bartolucci in profondità, suggerimento per Volpi, bravo però Iavarone a chiudere subito in profondità, a cercare Valori, c'è l'anticipo secco, palla ancora in profondità, viene messo giù Arcaleni, fra l'altro grande ex proprio Arcaleni che lo scorso anno vestiva la maglia dell'Ama. Il fallo di Veneroso, arriva pronto il fischio d'inizio, 0-0 dopo i primi due minuti di gioco qui al Polchi Laurenzi. Bello l'abbraccio proprio tra Arcaleni e Veneroso, grande clima di fair play Elisa in queste primissime battute. Proprio così, grande clima di fair play, non a caso con il fischio del direttore di gara sono iniziate a scendere le prime gocce di pioggia, ma indipendentemente da questo, insomma, si fa per sorridere. Le prime indicazioni di Andrea Bricca sulla panchina del Vive Alto Tevere Sansepolcro, dice che va bene così, è in piedi dunque all'interno della propria area tecnica. Dall'altra parte, come di consueto, l'inizio della gara di Guido Vicarelli se lo gode, se la vive seduto in panchina. Soltanto un'indicazione per Mauro Veneroso, gli ha detto stai più dentro al campo, vai a prendere più lontano il fallo laterale, dunque non gli andare troppo vicino a chi batte il fallo laterale. Dunque queste le primissime e se non altro uniche indicazioni da parte di Guido Vicarelli ai suoi dell'Ama. Rimessa con le mani in favore dell'Ama, se ne incaricherà Bendini. Siamo entrati nel terzo minuto di gioco in questo derby fra Lama e Sansepolcro che vale l'accesso agli spareggi nazionali per la promozione in Serie D. Lanzi conquista bene palla, verticale a cercare Bartolucci, è in vantaggio però Gorini, proprio il capitano bianconero, la mette in fallo laterale di Gorini, l'ultimo gol del Sansepolcro proprio realizzato qui a Lama, 1-1, ultima giornata della regular season, in gol Veneroso per il Lama, Gorini invece per il Sansepolcro, all'andata 0-0 tra le due formazioni.
verrebbe da dire dunque Simone quasi un pareggio, non c'è due senza tre. Se uno guarda i numeri assolutamente sì, anche perché è uno scontro tra le due squadre, il Lama ha fatto 48 gol, è il terzo miglior attacco dietro soltanto al Foligno e al Sansepolcro, mentre il Sansepolcro è secondo con 54 gol. In fase difensiva il Lama ha subito 28 gol, è la terza miglior difesa dietro solo al Sansista e al Foligno, mentre il Sansepolcro ne ha subito un pochino di più, è 39 che è nono in classifica su questa classifica personale. Dunque ecco perché i due pareggi scaturiti durante la regular season. Il matematico Simone Rubeca ascolta entusiasta Elisa Duili a bordo campo, confermi sempre le tue doti di statistico. Il Sansepolcro prova a ripartire, lo fa con Bernardini, inizia a piovere in maniera più copiosa sul Pochi Laurenzi per la gioia di Elisa. Profondità, palla troppo lunga però per D'Urso, la fa sua senza problemi, allora Vadi, uno dei tanti ex in casa Lama, proprio Matteo Vadi, che si appresta alla battuta al rinvio lungo. Chiama palla Bartolucci in profondità. Bernicchi lo invita a salire, a guadagnare qualche metro. Arriva ora il rilancio sulla pressione di Braccini, oltre la linea del fallo laterale. Curiosità, Vadi è il giocatore con più minuti giocati in campo, 2736 per lui. A seguire però Vadi è un portiere, ok, ci sta, un giocatore di movimento, perché Braccini nel Sansepolcro ha collezionato 2705 minuti, giocatore dunque che ha giocato di più nelle fila del Sansepolcro. Nell'Ama invece il giocatore di movimento con maggior minuti giocati è Bernicchi, 2544 minuti per lui. Supporto statistico, probabilmente ti batte in questo, non te la prendere Simone, no, ma a cura di Federico Tanci, che ringraziamo. La chiusura di Bacciarini oltre la linea del fallo laterale sarà rimessa con le mani, ancora in favore dell'Ama, c'è sempre Bendina a incaricarsene, Berettoni da mezzo destro nel centrocampo a tre di Vicarelli si fa vedere, palla buona però per Veneroso, chiuso da Bernardini, insiste ancora Bendini, palla buona per Berettoni, va a cercare il fondo, ancora Berettoni, chiuso molto bene da Farinelli. Braccini di prima per D'Urso, duettano, palla in profondità a cercare Valori, suggerimento troppo lungo, Mambrini può allora appoggiare per Vadi. Curiosità fra l'altro, sia Mambrini da una parte che Arcaleni dall'altra sono due centrali difensive adattate, lo scorso anno componevano la mediana dell'Ama, ora adattati per necessità nella linea difensiva, non è la prima volta per Omar Arcaleni, per Mambrini praticamente dopo l'infortunio di Bastianoni schierato spesso e volentieri da difensore centrale. La battuta lunga pulisce l'area Gorini e ringrazia allora Vadi che la fa sua senza particolari problemi e si riparte da Michele Bartolini. Si fa vedere Berettoni, la pressione di Valori che tocca proprio Bartolini, finisce a terra, calcio di punizione in favore dell'Ama. Ma come vediamo il Lama inizia l'azione un pochino da dietro e il Sansepolcro cerca di far arrivare la palla a Bartolini, perché secondo me l'avrei occupata tra virgolette la parte più debole, ma non me ne voglia Bartolini, ma perché magari ha studiato la partita sotto questo punto, perché la parte sinistra del Sansepolcro è quella un pochino più forte, mentre la parte dell'Ama sputterà sicuramente la corsia mancina, il triangolo di sinistra composto da Volpi, Berettoni e Silla, che sono quelli che danno un pochino più di velocità, sempre cercando quel cambio gioco che permetta a Veneroso di inventare qualcosa. Rimessa con le mani, affidata a Iavarone, cerca e trova Braccini, il controllo, l'apertura verso D'Urso, in vantaggio Bendini, tutto regolare secondo Frizza, anzi no, arriva il fischio in questo istante, calcio di punizione in favore del Sansepolcro, Frizza porta subito la calma. A te Elisa per l'avvio sulle due panchine. Sembra abbastanza soddisfatto Andrea Bricca, il tecnico della Vivi Alto Tevere Sansepolcro, che ha dato un paio di indicazioni sia a Iavarone, dunque gli aveva chiamato il cambio di gioco nell'occasione precedente, che allo stesso Valori. Dall'altra parte invece Guido Vicarelli, più silenzioso, ancora seduto in panchina, probabilmente sta guardando questi primi minuti dei suoi, insomma, prima di dare le prime indicazioni, dunque piuttosto silenzioso Guido Vicarelli. E attenzione allora a questo calcio di punizione, c'è Valori sul punto di battuta, si avvicina anche Gorini.
Valori è uno specialista, fra l'altro i precedenti giustamente sono tre, perché c'è anche quello in Coppa, anche in quel caso risultato di parità. Poi proprio per quanto riguarda Valori, ricorso da parte dell'AMA, Valori che era stato impiegato nonostante fosse squalificato, lì insomma l'esclusione come previsto dal regolamento del Sansepolcro, l'AMA che ha chiuso il proprio girone al primo posto, l'AMA che poi è stato eliminato in semifinale di Coppa da San Sisto. Attenzione però a questo calcio di punizione, la palla a girare di Valori, palla che sfila sul fondo, la prima occasione dell'incontro di Marca Sansepolcro, il calcio di punizione, palla sfilata alla destra del palo della porta difesa da Vadi, e dunque il primo squillo di Marca Bianconera dopo 9 minuti sul calcio di punizione conquistato da D'Urso. E vabbè, i calci da fermo possono essere una delle soluzioni da sfruttare maggiormente sia da una parte che dall'altra, anche perché insomma ci sono degli specialisti importanti. Ma assolutamente sì, perché come diciamo prima è una partita dove il pareggio regna sovrano, dunque si può sbloccare molto abilmente su queste situazioni di palle inattive, e ci sono giocatori come Valori, come Venerosso, come Bartolucci, lo stesso Gorini che comunque sia è uno molto bravo a calciare le punizioni, questo è. Attenzione alla risposta dell'AMA. Silla Fode, buona l'imbucata per Volpi, palla sul secondo palo, può coordinarsi Berrettoni, lo fa Bartolucci, palla alta sopra la traversa, risposta immediata da parte dell'AMA vicino al gol, Bartolucci da due passi non è riuscito a coordinarsi, Berrettoni di prima non ha trovato la porta, però insomma Silla Fode lì sulla sinistra, quando si accende crea sempre grattacapi. Ma come dicevo prima, Silla è un giocatore lì, la corsia mancina dell'AMA è quella che per tutto l'arco del campionato ha dato fastidio di più alle squadre avversarie, perché la velocità di Silla è lo stesso Berrettone che quando si inserisce anche da di qua, che adesso si è spostato, danno sempre fastidio, sono brevi linee, saltano l'uomo e poi lì davanti Bartolucci anche adesso un po' sfortunato, perché se anche al rimpallo se la colpisce meglio va dentro la palla. Abbiamo visto fra l'altro una cosa che non ci sarà più nella prossima stagione, cioè la palla che deve uscire dall'area, invece l'IFAB ha approvato la modifica al regolamento, dalla prossima stagione il difensore potrà entrare in possesso di palla anche prima che questa esca dall'area, tutto ciò anche per agevolare insomma una maggior velocità nel gioco. Il calcio di punizione in favore del Sansepolcro, comincia a scaldarsi un po' questo derby quando siamo all'undicesimo, un'occasione per parte, la punizione nel Sansepolcro, la stoccata, la deviazione sotto porta di Bartolucci dall'altra, un botte risposta immediato, un botte risposta elesa a bordocampo che è stato vissuto come la disperazione praticamente della panchina dell'AMA ovviamente per l'occasione avuta, poi uno scambio proprio di battute di Guido Vicarelli che rimane seduto in panchina in questo momento, qualche indicazione per Simone Bernicchi dall'altra parte, insomma tira un sospiro di sollievo invece Andrea Bricca sulla panchina del Vive Alto Tevere Sansepolcro, voleva dire qualcosa a Matteo Vaccarecci in porta, probabilmente lo stesso giocatore non ha sentito il proprio tecnico, dunque alla fine lo stesso tecnico ci ha rinunciato. Le finte da parte di Massai, interviene Silla, tutto regolare secondo Frizza, e l'assistente Finori va subito a redarguire la panchina del Sansepolcro, si chiariscono l'assistente Bricca con il sorriso, Arcaleni cerca e trova un varco sulla destra, palla di ritorno, c'è Lanzi però, buono il suo break con palla oltre la linea del fallo laterale, ora attenzione a questa rimessa con le mani in favore del Sansepolcro, si fa vedere, viene servito Braccini, c'è Volpi su di lui, lo scarico, Iavarone palla in mezzo, secondo palo D'Urso di testa, è un'incornata telefonata però facile per Vadi che la fa sua senza particolari problemi. Ricordiamo la vincente di questa sfida tornerà in campo subito domenica prossima in casa contro il Progresso, squadra di Castelmaggiore, primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie D che assegnano una promozione in Serie D. Bendini, apertura per Volpi, il controllo, pressione da parte di Massai, palla che passa, si la fuori profondità e vantaggio Arcaleni sull'Anzi,
Finisce a terra, tutto regolare, Lanza ancora prova a sfondare, la chiusura da parte di Gorini, alza la testa, secondo palo tutto solo, c'è Beneroso, suggerimento basso, Morato ancora da Arcaleni, Lanza insiste, fuori per Bernicchi, cerca l'esterno destro, improbabile, cercato una conclusione non difficile, difficilissima Simone Bernicchi. Assolutamente sì, però Bernicchi è un giocatore che ha nelle sue corde questi colpi e non gli fa paura calciare la palla al volo come magari qualche volta succede. Il Sassepolcro deve essere bravo soprattutto con i due centrocampisti Bernardini e Bacciarini a fare da scudo lì in mezzo al campo, perché stanno soffrendo un pochino troppo, perché sia Lanzi sia Berrettoni sono due giocatori che si inseriscono bene e creano dei grossi problemi. Michele Bartolini per Bartolucci, il controllo va a servire subito Silla, campo davanti a sé, in due a chiudere, ancora Silla. Ultimo tocco suo, rimessa con le mani, affidata a Iavarone, subito battuta Bernardini, ancora Arcaleni. Valori, buona la finta per Braccini, ha capito tutto però Michele Bartolini, che viene messo giù anche da Braccini. Calcio di punizione in favore dell'Ama, ora attenzione anche perché questa pioggia rende il terreno ulteriormente scivoloso. Sì, è una condizione in più che può mettere in difficoltà le retroguardie e soprattutto i portieri. Bisogna essere bravi in questi frangenti a dare una mano ai propri portieri e in fase offensiva andare addosso al portiere avversario, perché potrebbe commettere delle imprecisioni. Volpi dalla sinistra, chiuso da Iavarone, rimessa con le mani in favore del Lama, 15 sul cronometro, Veneroso, palla in mezzo, stacca di testa Gorini, palla ancora buona per Bernicchi, la pressione di Braccini, quello che vuole Bricca, Bendini di piatto, poi facile per Vaccarecci, subito dall'altra parte, il rinvio lungo, Mambrini non ha problemi, campanile che salza, lo smorza Lanzi, poi Bartolini, battuta in avanti, si la rientra dal fuorigioco, il controllo di Arcaleni, Bernardini, pressione da parte di Lanzi, fallosa, secondo Frizza, subito battuto il calcio di punizione, non c'è un attimo di respiro al Polchi Laurenzi in questa finale playoff. Valori messo giù, protesta Bernicchi, non ha dubbi Frizza, calcio di punizione in favore del Sansepolcro. Un'occhiata anche ai fuoriquota in campo, tre per parte, Bendini, classe 2000, maglia numero 2 nell'Ama, gli altri 2000 nell'Ama sono Berrettoni, maglia numero 7, e Silla, maglia numero 11, fra l'altro proprio Berrettoni e Silla, grandi protagonisti in quest'annata, una stagione davvero molto molto importante, 9 gol per Fode Silla, prossimo ad un approdo al Monza in Serie C. Per Berrettoni invece sono 5 gol realizzati. Dall'altra parte, fuori quota nel Sansepolcro, sono Iavarone, maglia numero 2, classe 2000, Farinelli, classe 99, maglia numero 3, e Bacciarini, maglia numero 8, altro classe 2000. Per quanto riguarda poi i fuori quota, assenza pesante nel Sansepolcro, che è quella di Scarselli, 8 gol realizzati per lui, classe 2001, assenza che va ad aggiungersi a quella di Giorni. Le indicazioni di Guido Vicarelli, preoccupato dalla panchina, Mambrini a fuori, senza Mambrini dunque, ha immediatamente detto a Bendini di passare la centrale al posto di Mambrini, 4-4-1 finché non rientra Federico. Queste le parole di Vicarelli, che teme particolarmente questa situazione nel calcio da fermo in favore del Sansepolcro, quando sono 17 i minuti sul cronometro, 0-0 all'Ama, davanti a una bellissima cornice di pubblico per questo derby dell'Alto Tevere. C'è Braccini sul punto di battuta di questo calcio di punizione, Valore si porta al centro dell'area di rigore, sono saliti un po' tutti i saltatori nel Sansepolcro, restano solo Massai e Bernardini a protezione di Vaccarecci, la palla tagliata di Braccini, passa D'Urso di testa, c'è fallo su Michele Bartolini e dunque sarà calcio di punizione in favore dell'Ama. Ma il Sansepolcro è bravissimo in questi frangenti, perché ha dei bravissimi saltatori, perché ha Valori, ha lo stesso Gorini, anche Bernardini comunque sia bravo ad inserirsi, e D'Urso che già è la seconda volta che riesce a colpire la palla, anche se in questo momento ha fischiato la punizione.
mentre il Lama è sempre più propositivo, soprattutto in fase offensiva, con questi palloni lanciati lunghi su Bartolini, su Bartolucci, scusate, che poi smista le palle sugli esterni. Berrettoni guadagna gli applausi di Vicarelli mentre Vadi calcia lungo a cercare Silla, in vantaggio però Arcaleni, Braccini di prima ad occhi chiusi per Valori, capisce tutto Lanzi, D'Urso, cambio campo immediato per Braccini, c'è Volpi su di lui, controllo non dei migliori da parte di Simone Braccini, palla che sfila oltre la linea del fallo laterale, ancora rimessa con le mani in favore del Lama. Oggi si giocano anche altri tre spareggi per quanto riguarda il campionato di promozione. Trasimeno Branca vale l'eccellenza, due risultati su tre per la Trasimeno, e finali play-out invece a Mugnano con i padroni di casa che hanno due risultati su tre contro il Pianello, la perdente retrocede in prima categoria, finale play-out anche nel girone B di promozione tra Nuova Gualdo Bastardo e Pila con due risultati su tre per la Nuova Gualdo Bastardo, palla in profondità, cercare Valori, suggerimento però completamente fuori misura con palla che sfila oltre la linea del fallo laterale, noi andiamo a bordo campo da Elisa Duili. Richiama alla calma Guido Vicarelli dunque nell'occasione del giocatore che era dunque rimasto infortunato fuori, dunque in questo momento i giocatori hanno ripreso le proprie posizioni in campo, qualche minuto fa dunque aveva chiesto proprio ai difensori di allargarsi un po' e di far arretrare Simone Bernicchi, ha ripreso anche Mauro Veneroso, gli ha detto stai protestando, insomma gli altri sono andati via con il pallone, dunque ha richiamato all'attenzione proprio il proprio giocatore Mauro Veneroso. Siamo riusciti a capire in realtà cosa voleva chiedere, cosa chiedeva proprio Andrea Bricca al proprio portiere, insomma vuole la rimessa sui piedi di D'Urso, gli ha detto appoggia morbido su D'Urso, dunque questa dunque l'indicazione per il proprio portiere da parte del tecnico della Vivi Alto Tevere Sansepolcro. D'Urso pressato da Veneroso prova a liberarsi, messo giù, calcio di punizione in favore del Sansepolcro, sta facendo un gran lavoro D'Urso. Bravo Nico. 21 sul cronometro, 0-0 tra Lama e Sansepolcro, calcio di punizione affidato a Capitan Gorini. Battuta lunga a cercare D'Urso, non riesce a trovare l'impatto, palla che sfila allora sul fondo, situazione poteva essere gestita meglio. Il Sansepolcro non so se per paura, ma deve giocare di più la palla, deve giocare di più la palla a terra, anche se il campo rispetto all'ultima volta che sono venuto è migliorato moltissimo, dunque ci sono tutte le componenti per poterlo fare, non deve aver paura perché giocando la palla a terra ai giocatori per poterlo fare, dunque è inutile fare questi lanci lunghi che sono fini a se stessi. Bernicchi, profondità per Bartolucci e vantaggio Gorini, ultimo tocco da parte del capitano, sarà calcio d'angolo in favore del Lama, prova a sfruttare questa situazione la formazione di Vicarelli che ricordiamolo ha due risultati su tre a disposizione, in caso di parità al 90esimo si andrà ai supplementari, se dovesse permanere la parità al 120esimo sarebbe qualificato il Lama, è uno schema, palla per Bernicchi a tempo per caricare il destro, preferisce invece tornare su Volpi, chiuso però anche stavolta schema non dei migliori, Bernicchi aveva tempo stavolta per mirare la porta, aveva quei 2-3 metri buoni. Aveva lo spazio per fare qualcos'altro, ma era anche molto pressato, dunque ha sbagliato il primo stop. Quando tu sbagli il primo stop nel calcio purtroppo è una rovina, perché è quello che ti permette di fare le scelte giuste. Attenzione, palla che passa a Braccini, Simone Braccini, Lama 0, Sansepolcro 1, cambia il risultato al 23esimo, una papera clamorosa della difesa del Lama e da lì Braccini non ha perdonato, 12esimo centro stagionale, Biturgenzi avanti 1-0 per il Lama, adesso si mette in salita. Un'incomprensione tra i due centrali che è stata fatale al Lama perché questa palla rilanciata lunga ha rimbalzato per ben due volte,
vado io, vai tu, vado io, vai tu, e è venuto fuori Braccini che si ancora una volta mette il timbro sul risultato con il 12° gol stagionale. A te Elisa. Gli applausi proprio di Andrea Bricca a Simone Braccini, lo stesso Simone Braccini poi non era particolarmente convinto della posizione da cui partiva, ma lo stesso Bricca gli ha detto tranquillo, al centro c'è Nicolò, dunque Nicolò D'Urso che era al centro, dunque evidentemente poi ha funzionato e non a caso, dunque gli applausi proprio del tecnico della Virtus Tevere San Sepolcro. Non ha detto nulla invece dall'altra parte Guido Vicarelli, che in precedenza aveva ancora una volta richiamato Mauro Veneroso, insomma, ha detto parli troppo, insomma, ti devi mettere in testa di tenere la bocca chiusa. Queste proprio le testuali parole del tecnico dell'AMA. Bravo Vaccarecci ad uscire su Bartolucci, cenno di intesa anche fra i due, grande clima di fair play in questo derby, molto molto sentito, insomma, con la posta in palio altissima. Avanti 1-0 il San Sepolcro a metà della prima frazione di gioco, con Braccini letale nel sfruttare l'indecisione della linea difensiva dell'AMA. C'è ancora tanto da giocare, però insomma la gara si mette sui binari giusti per la formazione di Andrea Bricca, che in queste prime battute, Simone, sembra aver fatto anche la scelta giusta con Braccini da trequartista centrale, sia per limitare Bernicchi sia per sfruttarne le situazioni giocate in verticale immediato, come nell'azione che ha portato al gol. Ma Bricca è un allenatore che studia molto bene le partite e dunque ha capito che Bernicchi è un giocatore che può far male alla sua squadra, allora ci ha messo lì Braccini, che comunque sia è svelto, rapido, riesce a riconquistare palla e poi magari, come è successo in questo momento nell'azione del gol, si butta dentro perché è bravissimo a fare questo tipo di giocata. Tutto di prima il San Sepolcro, scivola D'Urso, era stato proprio lui a dare via all'azione, il sombrero di Berrettoni insiste sulla destra, il fallo. Calcio di punizione in favore dell'AMA, deve aumentare il ritmo la formazione di Vicarelli, sotto 1-0. Bartolucci che ha sfiorato il gol al 10° dopo l'occasione sul calcio di punizione in favore del San Sepolcro, poi il gol che ha scardinato la gara al minuto 22 che porta la firma di Simone Braccini. Calcio di punizione in favore dell'AMA, Michele Bartolini lungo a cercare Veneroso, duello con Farinelli, finisce a terra Veneroso, c'è fallo secondo Farinelli che si lamenta con Frizza. Le proteste da parte del terzino bianconero, subito redarguito da Bricca, vai dentro, va bene così, inutile protestare. Ormai il fischio da parte di Frizza era arrivato, calcio di punizione in favore della formazione di casa. Sarà Mambrini a incaricarsi della battuta di questo calcio piazzato. 26 sul cronometro, salgono tutti i saltatori nell'AMA, Lanzi e Bendini a protezione di Vadi, per il resto tutti dentro l'area del San Sepolcro, tutto il San Sepolcro nella sua area di rigore. Occhio, si fa sentire Andrea Bricca dalla panchina. Il fischio di Frizza, destro di Mambrini, altro schema, a innescare Veneroso sulla destra, c'è Valori su di lui. Scarico di Veneroso per Mambrini, palla che passa al centro, la allontana Farinelli, Fode la controlla, cade a terra al limite, tutto regolare secondo Frizza. Le proteste da parte del pubblico dell'AMA, Lanzi di prima, Bernicchi, tacco delizioso per Bartolini, c'è però Farinelli ad allontanare, Lanzi di testa, la mette giù Massai, a campo davanti a sé, scambio corto con Braccini, arriva Bendini poi a chiudere, una chiusura provvidenziale da parte del numero 2 dell'AMA, che supera anche in maniera molto elegante Braccini. Il rilancio in profondità, Arcaleni in vantaggio su Bartolucci, la smorza bene per Gorini, Bernardini pressato da Bernicchi, duello proprio nel centro di centrocampo fra i due numeri 4, D'Urso spostato stavolta a destra, anticipo secco di Bartolini, poi arriva il fallo di Frizza, qui stavolta il fischietto perugino ha visto un fallo che sinceramente poteva non starci, intervento duro però insomma regolare da parte di Bartolini, vediamo un po', si lamenta, arriva anche il giallo per Bartolini per proteste,
Insomma, frizza decisamente fiscale nella circostanza, ha tirato fuori anche il giallo per protesta. Attenzione, perché questa può essere una situazione molto interessante per quanto riguarda il Sansepolcro, che ha sfiorato il gol dalla stessa posizione anche al nono, quando siamo arrivati al 28esimo qui al Polchi Laurenzi. L'arbitro per il momento sta arbitrando nella maniera giusta, sta cercando di bloccare sul nascere quei piccoli focolai che vengono dentro al campo. Questo era un fallo, ha fischiato un pochino l'intenzione, l'irruenza nell'intervento, perché se uno guarda può aver preso la palla, però l'irruenza c'è stata, dunque secondo me è fallo giusto. Bisogna stare attenti a Valori, che ha il piedino sempre caldo in queste situazioni. Ora la partita cambia perché il Lama sarà costretto ad attaccare molto per raggiungere il pareggio e il Sansepolcro può sfruttare la velocità dei suoi attaccanti per ripartire in contropiede. Seguiamo questo calcio di punizione, la barriera disposta da Vadi, la rincorsa di Valori, destro, palla che passa, ci arriva Vadi e la mette in calcio d'angolo, palla che è scesa, Vadi bravo a controllare e a deviare per questo tiro dalla bandierina in favore del Sansepolcro. Insomma, Biturgensi sempre pericolosi sui calci piazzati, erano stati al nono, lo sono stati anche 20 minuti dopo con Riccardo Valori. E ora attenzione anche a questo calcio d'angolo, quando siamo al 29esimo, Braccini sul punto di battuta, palla tagliata, secondo palo a cercare Valori, c'è però Volpi in anticipo che mette fuori, D'Urso è in vantaggio su Veneroso, le finte ancora D'Urso, rientra, cerca poi la porta, allontana Vadi, che bravo Nicolò D'Urso, Valori, palla di nuovo in mezzo e la fa sua Vadi, D'Urso possiamo dire l'uomo in più del Sansepolcro in questa prima mezz'ora. D'Urso è la vera spina nel fianco del Lama in questo momento, perché fa un po' tutto, sia la fase difensiva, che è molto bravo a ripiegare, lo vediamo anche in questo istante, e soprattutto è bravissimo ad andare in profondità e a ricevere queste palle per poi smistarle. Arcaleni, Iavarone, ricomincia dalla destra di Sansepolcro, tutto solo, dall'altra parte c'è Massai. Fuori misura il suggerimento per Braccini. E allora riparte il Lama con Mambrini. Corto per Volpi. Si fa vedere, viene servito Lanzi. Manca l'impatto con la palla. C'è però Bernicchi. Silla, le finte. Lanzi, Bernicchi. Subito dall'altra parte col contagiri, delizioso suggerimento per Veneroso, manca l'impatto Farinelli, attenzione Veneroso a entrenare le finte, carica al sinistro, debole la conclusione di Mauro Veneroso, Vaccarecci ringrazia, buona chance da parte del Lama. Questo deve fare il Lama, portare la squadra del Sansepolcro sulla propria fascia destra per poi fare questi cambi giochi a Veneroso, che è l'unico o uno dei pochi che riesce nell'uno contro uno a saltare quasi sempre l'uomo. La battuta lunga da parte di Vaccarecci, stacca di testa D'Urso, palla che sfila però oltre la linea di fondo. A te Elisa. Vorrebbe qualcosa di meglio Andrea Bricca, l'allenatore della Vivi Alto Tevere Sansepolcro, insomma nelle due ultime occasioni dunque si è lamentato un po' con i suoi giocatori, vuole più precisioni, un tecnico che non è stato zitto praticamente dall'inizio della partita, continua a dare indicazioni ai suoi ad ogni azione, ad ogni movimento, dall'altra parte un Guido Vicarelli più silenzioso, ha tranquillizzato i suoi, ha detto ancora c'è tempo, continuiamo a giocare, pensiamo solo a giocare, dunque tranquilli, queste le parole proprio del tecnico Guido Vicarelli. Sbaglia il controllo Veneroso, ne approfitta Farinelli, riparte il Sansepolcro, Massai rientra bene sul destro, vuole palla Braccini a due passi, lo scarico per Bernardini, si allarga D'Urso, subito servito, Valori, non si intendono stavolta i due, palla di ritorno da parte di D'Urso, troppo lunga proprio per Riccardo Valori, allora Bernicchi, Mambrini, Vadi, il giro palla del Lama, Michele Bartolini, unico giocatore finito sul taccuino di Frizza, battuta lunga, la fa sua D'Urso, Arcaleni, ragiona in Sansepolcro, lo fa con Capitan Gorini, chiama palla Massai, controllo difficile da parte del numero 9, molto bravo Bendini, arriva poi però Braccini, Berettoni, ultimo tocco è suo, rimessa con le mani in favore del Sansepolcro. No, ultimo tocco di Berettoni, vediamo un po' se cambia la decisione Frizza. No,
ne frizza nell'assistente, sono avveduti, ultimo tocco da parte di Berrettoni, buon per il Lama che può ripartire con Bartolini. Mambrini lungo a cercare Silla, si inserisce Volpi, scivola Iavarone, c'è però Arcaleni a chiudere, ottima prova finora da parte di Arcaleni da centrale difensivo, rimessa subito battuta, Silla, due passi c'è anche Veneroso, prova a sfondare sulla corsia Mancina, chiuso, serie di batti e ribatti, ancora rimessa con le mani in favore dell'Ama, prova a cercare Varchi, la formazione di Vicarelli, tocca ora a Veneroso accendersi, attenzione lo scarico per Bernicchi, palla di ritorno per Volpi. Ultimo tocco da parte di Bernardini, calcio d'angolo in favore dell'Ama, sale il sostegno del pubblico di casa, 34 sul cronometro, Lama 0, Sansepolcro 1, decide il gol di Braccini dopo 22 minuti. E ora attenzione a questo calcio d'angolo affidato al sinistro di Mauro Veneroso, palla che passa sul secondo palo, Silla non riesce a trovare l'impatto giusto, arriva Berrettoni a sostegno, prova il dribbling, Silla, ultimo tocco da parte di Bacciarini, dunque rimessa con le mani in favore dell'Ama, se ne incaricherà Bendini, ci si attende una rimessa lunga, si fa vedere ancora Veneroso e viene servito proprio sulla linea di fondo, non riesce però a controllare, e allora e Sansepolcro ringrazia. Nell'Ama ancora si deve accendere Silla che dopo i primi 3-4 minuti dove ha fatto un paio di giocate e adesso è un pochino... si è un pochino spento, il Lama deve stare tranquillo, deve cercare di far scorrere la partita cercando di andare, come ho detto, di portare la squadra avversaria sulla fascia sinistra per poi fare questo cambio gioco per Veneroso. Il fallo da parte di Bernardini ai danni di Lanzi, calcio di punizione in favore del Lama, resta a terra il numero 8, noi ne approfittiamo per andare a bordo campo. Esce anche un timido sole, non voglio dirlo troppo forte, insomma, visto la pioggia fino a qui. Tornando live però sulle due panchine, continuano le indicazioni dello stesso Andrea Bricca, proprio nell'ultima occasione la rimessa di Vaccarecci, proprio morbida su D'Urso, su Nicolò D'Urso, quello che chiedeva proprio il tecnico, dunque dice va bene così. Un paio di indicazioni anche da parte di Guido Vicarelli, insomma, ha detto possiamo fare di più, possiamo fare meglio, dunque in questo momento si alza proprio in piedi nella propria area tecnica di competenza proprio per dare le indicazioni soprattutto a Venerosi e anche allo stesso Simone Bernicchi. È rimasto a terra Bartolucci, palla subito messa in fallo laterale, diamo fra l'altro aggiornamenti dagli altri campi, come detto si giocano tre spareggi nel campionato di promozione, 0-0 fra Trasimeno e Branca, avanti 1-0 invece il Mugnano sul Pianello, decide il gol di Binaglia al 32esimo, Pila in vantaggio 1-0 a Marcellano contro la nuova Gualdo Bastardo grazie al gol di Luzzi, aggiornamenti in collaborazione con Eccellenza Calcio, aggiornamenti live su www.eccellenzacalcio.it. Riparte il Lama con Mambrini, si fa vedere Silla in verticale, palle per Bartolucci, anticipo secco da parte di Arcaleni, Lanzi a cercare Veneroso, il controllo la mette giù Veneroso, sinistro poi sul secondo palo, Bartolucci di testa, che gol Gabriele Bartolucci, no, e la palla invece non è entrata, secondo l'assistente Finori la palla non è entrata. La sensazione dalla nostra postazione è che Vaccarecci l'avesse presa sinceramente dentro, però è difficilissimo dire. Non c'è la goal line technology qui, non è suonato l'orologio di Gianluca Frizza e l'assistente Finori si è preso questa bella responsabilità. Poi cercheremo di vedere, un'azione splendida comunque, Bartolucci aveva preso il tempo in maniera perfetta, subito dall'altra parte, va di la fa sua in uscita ad anticipare Braccini, non ti chiedo neanche se fosse gol o no, ti chiedo solo un commento all'azione perché dalla nostra postazione è praticamente impossibile decifrare. Ma l'azione è come si diceva, c'è stato questo cambio gioco per Veneroso che è rientrata, ha messo una palla bellissima per la testa di Bartolucci che è stato bravissimo a colpire. Se la palla è dentro o no è difficile da dire, però la partita è bellissima.
E Lama è sfortunato con le telecamere, non so se ti ricordi anche un'altra diretta, contro il Zanzisto c'era stato un gol, non gol, anche in quel, contro il Foligno, gol, non gol, contestati. Ora Frizza va a ridire qualcosa a Veneroso, l'arbitro si è avvicinato dicendo devi pensare a giocare e non a parlare. Situazioni difficili, di fatto però questo è un episodio determinante al minuto 37, sinceramente Vaccarecci ha sembrato prendere palla oltre la linea di porta, ma difficilissimo decifrare dalla nostra postazione. Allora seguiamo ancora la discesa di Volpi sull'out di sinistra, si fa vedere, viene servito Silla, rientra sul destro, le finte ancora, finta contro finta, ancora Silla in due su di lui, c'è Volpi lì a due passi, prova a fare tutto da solo, ancora Fode Silla che viene però murato e si arrabbia Volpi, giustamente, insomma, messo giù a terra, calcio di punizione, ci sta tutto. La spinta su Riccardo Valore, si scalda il pubblico di casa. Adesso il Lama deve essere bravo a dimenticare quello che è successo 3 minuti fa, perché diventa fondamentale rimettere a posto la testa, perché se rimane l'idea che è gol, non gol, protesti, perdi tempo, perdi energie fisiche e soprattutto mentali. Valori, c'è Mambrini su di lui. Il tacco a premiare Massai, Bernardini di prima dall'altra parte, Bendini allontana in qualche modo, la fa sua comunque D'Urso, si inserisce anche Farinelli, arriva Veneroso a dare una mano ai suoi, scarico per Bernicchi di prima, Arcaleni, Bendini può metterla giù, supera bene ancora Braccini, la spinta su Bendini, calcio di punizione in favore dell'Ama, gol non gol. Sulle due panchine, Elisa? Si scalda il pubblico, lo dicevi tu, si era scaldata ovviamente anche la panchina del Lama, che ovviamente chiedeva il gol proprio nell'occasione, insomma difficile chiaramente giudicare da qui. Guido Vicarelli dunque ha cercato subito però di riportare la calma, insomma ha urlato proprio ai suoi, c'è ancora una vita per poterla riprendere, dunque cerca di predicare calma, dunque vuole che si mantenga la concentrazione, dunque un episodio ormai andato e dunque vuole assolutamente che rimangano concentrati i giocatori in campo, lo diceva, dunque c'è ancora una vita per poterla riprendere, ancora una volta un bel sospiro di sollievo invece per Andrea Bricca, la panchina della Vivi Altotevere San Sepolcro, comunque continua a dare indicazioni sue soprattutto a D'Urso e Valori. Berrettoni, tacco per Bartolucci, anticipo da parte di Bacciarini, Bernicchi apre per Silla, sovrapposizione di Volpi, premiata la corsa del capitano, palla in mezzo, non ci arriva nessuno dei suoi, non riesce a tenerla Berrettoni, altra buona chance, sconsolato Diego Volpi, come a dire meglio di così, come ve la devo mettere? Ma il motivo della partita è questo qui, dall'inizio il Lama gioca, crea, spreca e il Sansepolcro è andato giù 2 volte e ha fatto un gol. Il calcio è il gioco più bello al mondo anche per questo. D'esperienza guadagna questo calcio di punizione Simone Bernicchi quando siamo al 41esimo, ritmo molto alto in questa finale playoff, calcio di punizione in favore dell'Ama, subito battuto da Astuzia, Veneroso sbaglia però il cross in maniera clamorosa e si infuria Simone Bernicchi con Veneroso, avrebbe potuto far meglio, cercare il fondo, ha invece cercato immediatamente il cross. Il rinvio affidato a Vaccarecci. Tre più recupero al Polchi Laurenzi. Il rilancio direttamente oltre la linea del fallo laterale. Bendini. Sarà lui a incaricarsi di questa rimessa con le mani, cercare la testa di Bartolucci, anticipo da parte di Bacciarini, la tiene viva Bendini nella zona dove non c'è nessuno, Bernardini pressato da Bartolucci, scarico per Arcaleni, Vaccarecci, Mambrini sbaglia tutto però, allontana oltre la linea del fallo laterale, avrebbe avuto il tempo di controllarla Mambrini. Allora, con tutta la calma Iavarone, la battuta di questa rimessa con le mani, Valori, ancora Iavarone, Cicca, anche Iavarone,
fa sentire un po' la stanchezza. Ci avviciniamo alla fine del primo tempo. Mambrini, Veneroso largo a destra. Braccini sempre a Franco Bollare. Bernicchi in questa situazione, lo stacco di Arcaleni, migliore in campo in questo primo tempo a mio giudizio, l'ex Lama. Bartolini, Veneroso di tacco, fa correre bene Berrettoni. Bravo Berrettoni a rubare il tempo a Bacciarini. Attenzione, palla ancora all'indietro, il velo, Lanzi non trova la porta. Vediamo un po' di chi è l'ultimo tocco. Secondo Frizzi, è rimessa dal fondo, è per il Sansepolcro. Buona iniziativa da Lama, guarda un po' sempre, cambio campo sulla destra, bravissimo Veneroso a trovare il tacco, ad innescare la corsa di Berrettoni, altrettanto bravo poi a entrare in area sul fondo, e lì si sarebbe potuto far meglio. Ma a Lama sta mancando la finalizzazione, perché in quanto azioni sta sicuramente facendo molto bene, sta facendo girare bene la palla come fa di solito le squadre di mister Vicarelli, che è molto bravo in questo, e sta sfruttando quello che ne parlavamo prima, e questi cambi gioco da sinistra a destra per poi entrare dentro l'area e mettere queste palle filtranti dove Bartolucci e i soci devono fare meglio. Troppo lungo il suggerimento di Bacciarini per D'Urso sul disimpegno sbagliato da parte di Ghirelli. Invita i suoi alla calma Diego Volpi, da buon capitano. Una serie di controlli sbagliati, rilanci Lama in questa fase. Insomma, pressione che si fa sentire sotto d'un gol la formazione di Vicarelli. Pressione di D'Urso su Bartolini, esce palla al piede il Lama. Sventagliata, stacca di testa Gorini, Bernicchi, Bartolucci. Ancora bel duello fra i due. Di nuovo Bernicchi a cercare l'imbucata di Silla. Volpi salza la bandierina di Finori, posizione di fuorigioco da parte del capitano, protesta il pubblico di casa. Il calcio di punizione in favore del Sansepolcro. Siamo entrati nel primo minuto di recupero qui al Polchi Laurenzi con la formazione di Bricca avanti 1-0 sul Lama. Io direi, se riusciamo prima dell'intervallo, di sentire proprio, come detto, uno dei grandi ex, il grande ex di questa sfida. Lo scorso anno vestiva la maglia del Lama, ora quella del Sansepolcro. Allora Omar Arcaleni, impiegato oggi da centrale nella linea difensiva disegnata da Bricca. Non è finita però, c'è la battuta lunga di Berrettoni a cercare Bartolucci in posizione di ala destra. Arriva anche Veneroso a sostegno, le finte ancora, Veneroso a cercare il fondo, palla che resta lì. Calcio d'angolo in favore del Lama, anche Valori in area, Darman forte ai suoi, probabilmente sarà l'ultima occasione di questo primo tempo. Veneroso sul punto di battuta, Trenino al centro dell'area di rigore, palla che passa alla testa di Bartolucci, incornata sul fondo di Gabriele Bartolucci. Eccoli qua i due fischi da parte di Frizza. Primo tempo che si chiude sul risultato di Lama 0, Sansepolcro 1, decide il gol di Braccini al 22esimo. Davvero un bel primo tempo, Simone. Primo tempo bellissimo, perché è stato giocato come dicevamo e speravamo soprattutto all'inizio della partita, abisso aperto da entrambe le squadre, non si sono risparmiate, hanno dato tutto quanto. Ai punti forse un pochino meglio il Lama, però il Sansepolcro sta vincendo 1-0. Mi fa piacere, mi fa specie, scusa che ti rubo un secondo, che ci sono in campo tre ragazzetti che quando allenavo il gruppo insieme a Zamaria, che sono Gorini, che sono Giorni, che sono Bartolucci, che mi fanno capire quanto sto invecchiando. Non stai invecchiando, stai semplicemente maturando, vai tranquillo, insomma, di questo puoi stare tranquillo. Allora noi ci fermiamo, fascia pubblicitaria, poi rientriamo con alcuni ospiti nell'intervallo e poi secondi 45 minuti di questa finale playoff d'eccellenza. Tutta da vivere, a tra poco. Nell'intervallo di Lama Sansepolcro, finale playoff d'eccellenza, prima frazione di gioco che si è chiusa sull'1-0 in favore dei Biturgensi grazie al gol firmato da Braccini al 22esimo. Noi andiamo subito a bordo campo perché con Elisa Duili ci sono i due direttori sportivi, Alessio Scarcelli da una parte e Cristian Volpi dall'altra.
Ancora senza ombrello, diceva Alessio Scarcelli, direttore sportivo della Vivi Alto Tevere San Sepolcro. Alla mia sinistra Cristian Volpi, invece direttore sportivo del Lama, diceva Alessio, i più bei direttori sportivi del campionato. Questo magari lo lasciamo giudicare ai nostri telespettatori. Battute a parte, teneva banco il discorso gol non gol, sentiamo come l'hanno vista, non era certo facile. Ma io ero posizionato poi dall'altra parte, quindi è stato per me impossibile, non lo so, credo sarà difficile anche stabilirlo dalle immagini, non lo so, il guardalinee mi sembrava abbastanza in linea, poi sai, è una decisione da prendere in una frazione di secondo, è chiaro che quando ti capita a favore pesa meno, se ti capita contro pesa molto di più, quello è abbastanza ovvio. Cristian. Ma anch'io dalla panchina non ho avuto una buona visuale per giudicare, a sensazione sembrava che il portiere con il braccio fosse dentro la porta, però andrà sicuramente rivisto perché giudicarlo in tempo reale era difficile. Difficile giudicare, allora giudichiamo il primo tempo dell'anno. Ma tutto sommato abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo creato anche qualche occasione, peccato per il gol preso su una indecisione nostra, abbiamo rischiato poco e speriamo di rimetterla in sesto il secondo tempo. Invece il direttore sportivo della Vivi Alto Tevere San Sepolcro, come giudica il primo tempo dei suoi? Abbiamo fatto un buon primo tempo, questa è una gara molto molto equilibrata, aperta a qualsiasi risultato, l'abbiamo visto anche nei tre precedenti tra campionato e coppa, le gare tra San Sepolcro e Lama sono sempre molto equilibrate. Noi siamo contenti e credo che sia noi che Lama la nostra vittoria oggi l'abbiamo già raggiunta qua a giocarci questa finale con questo pubblico, credo che sia anche insomma un vanto per la Val Tiberina del calcio oggi avere le due squadre a farsi la finale playoff, quindi credo che comunque vada, ci potrà essere solo soddisfazione per il percorso nostro, ma credo valga la stessa cosa anche per gli amici dell'Ama. Un derby molto sentito, quello tra Vivi Alto Tevere San Sepolcro e Lama, quella che è la partita, lo dicevi tu, una bellissima cornice di pubblico, tanto fair play però anche in campo, e questo deve essere sicuramente uno spot per il nostro calcio. Sì, l'ho detto prima, noi in questo momento rappresentiamo nella massima categoria di atletica regionale le due realtà migliori, questo dimostrano i risultati, quindi sicuramente quello che dobbiamo trasmettere oggi, oltre che vedere godersi una bella partita, è anche quello che dicevi tu, comunque dare un'immagine di fair play, credo che insomma i ragazzi si conoscono tutti, non, da quel punto di vista spero, insomma non ci saranno problemi. Un San Sepolcro che deve necessariamente vincere per poter credere in questa Serie D. Sì, noi siamo partiti quest'anno per le note vicissitudini estive, siamo partiti un po' in ritardo, abbiamo allestito la squadra praticamente a metà luglio, siamo contentissimi del percorso che abbiamo fatto perché è un percorso fatto con lavoro, sacrificio, con tanta serenità, tanta unità, quindi per noi tutto quello che arriva è di guadagnato, se andremo avanti bene altrimenti da domani ci rimettiamo subito al lavoro per programmare la prossima stagione. Un Lama invece che ha due risultati su tre, che secondo tempo ti aspetti dai tuoi? Ma mi aspetto un secondo tempo dove i ragazzi daranno battaglia, perché nelle loro corde non mollare mai, e spero e credo che il secondo tempo questo avvenga, perché i ragazzi ci tengono tanto a far bene oggi, e anche il giusto premio per la stagione straordinaria che hanno fatto e della quale dobbiamo essere assolutamente orgogliosi e rendergli grazie per tutto quello che è stato dal primo giorno a oggi, insomma. Guido Vicarelli diceva dalla panchina, l'ha detto in più di un'occasione, continuiamo a giocare, dunque rimaniamo concentrati, c'è ancora una vita per poterla riprendere questa partita, così? Sì, assolutamente, il mister ha ragione, è inutile farsi prendere dalla fretta oppure dal nervosismo, c'è ancora un tempo intero per cercare di riprenderla e poi vedremo insomma quello che sarà. La domanda la facciamo a te Elisa, perché te la sei cercata, sono davvero i due direttori sportivi più belli del campionato? Ho detto lascio giudicare a loro, ma penso posso dire di sì, a parte che adesso è un po' troppo alto effettivamente, mi aveva chiesto il tacco, ma è un po' difficile su questo campo insomma, però mettiamola così, diciamo che li possiamo eleggere i più bei direttori sportivi del campionato, dai. Grazie ad Elisa, ma grazie anche a Cristian Volpi e Alessio Scarcelli, allora squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo proprio in questo istante per i secondi 45 minuti di questa finale playoff. La vincente domenica prossima tornerà subito in campo in casa contro il Progresso, formazione di Castelmaggiore che si è classificata al secondo posto nel suo girone dell'eccellenza emiliana, e allora tutto pronto, anche pubblico che sta riprendendo il posto sugli spalti, speriamo
che il tempo tenga, fra l'altro, perché anche condizioni meteorologiche alla fine, giusto una leggera pioggerellina, però davvero una bella, bellissima cornice di pubblico per un derby molto sentito. Però lo ripetiamo, Simone, grande fair play almeno in questi primi 45 minuti, nonostante poi anche l'episodio, lo ricordiamo, del gol non gol che abbiamo anche rivisto, difficile però valutare, servirebbe davvero la goal line technology, però quello poteva essere un episodio che poteva in qualche modo inasprire un po' gli animi sugli spalti. E in campo invece? E invece stiamo assistendo a una partita bellissima dentro e fuori dal campo. I due direttori sportivi, se sono i più belli, non lo so. Sicuramente sono i più bravi, perché hanno allestito due squadre importanti che si stanno giocando una finale nel miglior modo possibile, dove c'è dell'ottimo agonismo, c'è della buona tecnica, del buon gioco. Le due squadre comunque sia fanno un buon gioco e è bellissimo vederlo in queste categorie, perché delle volte si vedono magari partite a lanci lunghi e basta. Invece le due squadre si stanno affrontando a viso aperto. E dunque un plauso ai due direttori sportivi e alle due società che hanno allestito qui. Poi vinca il migliore. Quell'episodio poteva sicuramente cambiare le sorti della partita, perché veniva qualche minuto prima della fine della gara e poteva dare quel qualcosa in più all'Ama. Al 37esimo del primo tempo, partiti per i secondi 45 minuti di questa finale playoff, Sansepolcro attaccherà in casacca bianconera, da sinistra a destra i nostri teleschermi, Braccini, lui l'autore del gol che sta decidendo la gara dopo 22 minuti, dribbling secco su Lanzi, le finte ancora di Braccini, chiuso Volpi, Silla Fode, riparte il Lama, ci si attende qualcosa di più proprio dal numero 11 di casa. Grande protagonista in questa stagione, forse un po' lui la rivelazione del campionato, come detto ad un passo dall'approdo del Monza, del duo Berlusconi-Galliani in Serie C. Silla che ha sostenuto un periodo di prova e sembra aver convinto proprio la società Brianzola, che ha visto, si è vista sfuggire la Coppa Italia mercoledì scorso, risultato che ha interessato da vicino la Ternana in caso di successo del Monza. Infatti Ternana sarebbe andata ai playoff e invece si è chiusa in anticipo la stagione dei rossoverdi. Berrettoni va a riconquistare palla, chiama palla Silla sull'out di sinistra, servito, controllo d'esterno destro, regala di fatto il pallone a Iavarone. Massai, Bernardini, buono per D'Urso, Bernardini guadagna gli applausi del pubblico accorso da Sansepolcro qui all'Ama. Valori cerca la giocata, trova invece l'opposizione di Bendini, palla che è sfilata oltre la linea del fallo laterale, non riesce a tenerla viva Veneroso, pronta segnalazione dell'assistente Biagiotti, e invece una bella responsabilità, come detto, se l'è presa Finori, l'assistente Gubina, al 37esimo del primo tempo, con Frizza che ha lasciato correre, gol non gol sull'incornata di Bartolucci con deviazione di Vaccarecci. Gorini, appoggio per Arcaleni, cerca e trova Massai, il tempo di girarsi, si chiude bene in Lama, ancora Massai, apertura per Valori. Ripresi i secondi 45 minuti anche sugli altri campi per quanto riguarda gli spareggi di promozione. Seguiamo questa iniziativa del Sansepolcro, Iavarone chiuso, palla oltre la linea del fallo laterale, rimessa con le mani, puntalo, urla Andrea Bricca dalla panchina, Iavarone, proprio lui, scarica per Massai, Bernardini, giro palla dell'Ama, è una furia Bricca, vuole che i suoi puntino gli avversari, bisogna andare a far gol e non tergiversare, Vadi la fa sua senza problemi, si fa sentire il tecnico Biturgenze. Iniziati, dicevamo, i secondi tempi anche sugli altri campi. Trasimeno avanti 1-0 sul Branca nello spareggio playoff che può valere l'eccellenza. Due risultati su tre, fra l'altro, per la Trasimeno. Reti bianche a Mugnano per quanto riguarda invece la sfida di Marcellano tra Nova Gualdo Bastardo e Pila. Finale playout, risultato di 1-1. La giocata deliziosa da parte di Berrettoni. Prova anche un tunnel. Palla che diventa un assist per Lanzi. Mambrini. Si distende il Lama, Volpi, Bernicchi, pressato subito da Braccini, Lanzi, Mambrini, Berrettoni fra le linee, Mambrini va a cercare Veneroso, c'è l'anticipo però da parte di Farinelli, Bendini, ancora Veneroso, Farinelli prova a sfondare, chiude bene Bacciarini, riparte allora Braccini,
serie di finte da parte di Braccini, tutto da solo Massai, però è intervento Lanzi, alla meglio Massai, suggerimento all'indietro, Valori, che parata da parte di Vari, non è finita, Bacciarini, caratterra in area di rigore, D'Urso, l'alza poi e di petto la smorza, Mambrini per Vadi, occasionissima per il San Sepolcro dopo 3 minuti della ripresa, a botta sicura Valori, che risposta da parte di Matteo Vadi, non c'è un attimo di pausa, subito dall'altra parte Berrettoni, lungo il suggerimento per Silla, allora Vaccarecci, ancora Bernardini dall'altra parte, si sono allungate le due squadre. Arriva Andre. Bernardini lungo a cercare proprio Valori. Le finte da parte di Valori che punta Mambrini. C'è Massai a due passi, servito. Massai, palla in mezzo, non trova l'aggancio D'Urso. Palla che passa, palla che sfila oltre la linea del fallo laterale. Secondo tempo che è iniziato davvero alla grande, Simone. Secondo tempo è iniziato alla grande da parte del San Sepolcro, che sta legittimando il risultato momentaneamente, e soprattutto vedo una squadra grintosa. Le mosse di Mister Bricca dell'inizio gara, c'è Braccini che sta facendo il diavolo a 4 lì in mezzo, in fase offensiva ma anche in fase difensiva, non permette a Bernicchi di andare a prendere palla. Infatti lo stesso Bernicchi in più di una circostanza ha detto che quando io mi parlava con Berrettoni, quando io mi allargo sulla fascia vai te incontro a prendere palla per cercare di dare la l'azione offensiva. Silla, Lanzi, chiuso da Bacciarini, Bernicchi all'ora di prima per Mambrini. 5 sul cronometro, Lama 0, San Sepolcro 1, Bernicchi, battuta lunga, Arcaleni in anticipo su Bartolucci, palla che resta lì, Berrettoni spalla alla porta, attenzione, la giocata cade a terra, insiste ancora Silla, a terra anche Silla, calcio di punizione in favore del San Sepolcro. Fricca! Finora è una iena, l'assistente se la prende con Bricca, le urla. Per il tecnico del San Sepolcro che è uscito dalla sua area tecnica, se l'è mangiato praticamente. Finora è il grande protagonista di questa partita, perché è lui che si è preso la responsabilità sul gol non gol al minuto 37 del primo tempo. Ora il calcio di punizione in favore del San Sepolcro. Andrea Bricca e Lisa l'abbiamo sentito, Guido Vicarelli invece. Andrea Bricca, l'avete sentito, sì, proprio così, rientra praticamente live nel microfono, invece dall'altra parte c'è un Guido Vicarelli piuttosto silenzioso, dunque si è alzato nell'occasione proprio precedente, insomma un paio di indicazioni, ma è molto silenzioso, insomma un avvio di secondo tempo, un po' come l'avvio della prima frazione di gara, insomma un Guido Vicarelli che rimane seduto in panchina, si è alzato in questo momento dunque, ma segue seduto in panchina proprio i movimenti dei suoi. Mambrini, Bernicchi da mezzo sinistro, sì, praticamente in questa fase largo a sinistra per cercare qualche metro giocabile, Volpi di prima a cercare Silla che però scivola, ne approfitta allora Bernardini, riparte il San Sepolcro, Brono il break da parte di Berrettoni, ha iniziato molto bene il secondo tempo, va a guadagnarsi anche questo calcio di punizione, il fallo commesso da Bernardini. Bernicchi sul punto di battuta, apertura per Veneroso, il controllo, ultimo tocco di D'Urso, rimessa con le mani, subito battuta da Veneroso, a fretta il Lama, sotto un gol, formazione di Vicarelli, Bendini, Berrettoni, c'è Veneroso a due passi, subito servito, dribbling secco su Bacciarini, rientra ancora Veneroso, Bendini, Campanile in area, lo smorza il solito Arcaleni, partita perfetta finora da parte di Arcaleni, Bartolucci a murare ancora Arcaleni, Volpi, Veneroso la mette giù, controllo delizioso da parte di Veneroso, va giù in area, tutto regolare, secondo Frizza si prosegue, chiediamo un fallo Veneroso dopo il contatto con D'Urso, si lamenta anche con l'assistente Biagiotti, Veneroso a terra a contatto con D'Urso in area. Arcaleni, anticipare Silla, Massai, punta Lanzi, imbucata, buona per Braccini, attenzione, suggerimento al centro, ottimo l'anticipo da parte di Michele Bartolini, calcio d'angolo in favore del San Sepolcro che quando spinge mette paura. Ma questi rapidi capovolgimenti di fronte sono fondamentali in questa parte della partita, perché il Lama sta spingendo per raggiungere il pareggio.
Veneroso ha fatto uno stop da altre categorie, insomma è croce delizia del mister sicuramente, perché è uno che chiacchiera molto, però quando ha la palla tra i piedi è sempre pericoloso, e il Sansepolcro in ripartenza diventa veramente veramente molto pericoloso. Calcio d'angolo in favore del Sansepolcro, subito battuto, palla che spiove, allontana di testa Bartolucci, l'anticipo di Massai, non c'è fallo secondo Frizza, allora riparte Lama con Veneroso, va a puntare in velocità Bernardini, che d'esperienza però non lo molla e guadagna anche il calcio di punizione e guadagna gli applausi del pubblico di Fede Biturgenze, equamente divisa la tribuna del Polchi Laurenzi, oggi intervento provvidenziale da parte di Bernardini nella circostanza, lo ripetiamo, insomma lo scorso anno c'era in quella finale playoff con la maglia del Cannara, c'è anche un anno di distanza con la maglia del Sansepolcro, Andrea Bernardini in mezzo al campo, Gorini, battuta lunga, fallo su Valori da parte di Michele Bartolini, non ha avuto dubbi l'arbitro Frizza a indicare questo calcio di punizione da posizione piuttosto interessante per il Sansepolcro. I due mister sono stranamente silenziosi in panchina, vuol dire che le due squadre stanno facendo quello che chiedono, e questo si vede in campo perché si stanno ancora affrontando a viso aperto. Lo stesso Sansepolcro prima, mister Bricca urlava tanto, dobbiamo andare a fare il secondo gol, non dobbiamo cullarci gli allori per tenere sempre alta l'attenzione, questo diventa fondamentale in queste partite, mai 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 calare di intensità, di intenzione, perché sennò si fa veramente duro. Calcio di punizione in favore del Sansepolcro, è il decimo della ripresa, avanti 1-0 la formazione di Bricca, grazie al gol di Braccini, Lanzi di forza va a portare in barriera Silla. Si perde qualche secondo prima della battuta di questo calcio di punizione, allora andiamo ad Elisa, ripresa a piovere oppure no? Ancora no, per fortuna, quindi evidentemente il tempo ci sta concedendo una tregua, insomma, così anche per lo spettacolo che le due formazioni stanno dando in campo. Diceva bene Simone Robecca, due tecnici sono. Seguiamo però tecnici. Valori, attenzione, seguiamo il destro di Riccardo Valori, alto, sopra, attraversa, conclusione da dimenticare, a te. Dicevo, come sottolineava bene Simone Rubecca, i due tecnici in panchina sono piuttosto tranquilli e piuttosto silenziosi, passeggiano su e giù per la propria area tecnica, dunque davvero poche le indicazioni, insomma probabilmente le due formazioni in campo stanno rispettando gli ordini dati proprio dai due tecnici. Bernicchi ora, Frizza 30 secondi prima, Fode stai zitto e gioca, entrambi hanno detto in pratica la stessa cosa al numero 11 Lamarino. Rimessa con le mani in favore del Lama, l'esperienza chiaramente dei più anziani al servizio di classe 2000 come Silla, come anche Berrettoni, come Bendini, tre fuori quota nel Lama, abbiamo già ricordato Mambrini. Lama deve alzare il ritmo alla ricerca di un gol. Sotto 1-0 la formazione di Vicarelli. Lanzi prova a servire di tacco Volpi. Ultimo tocco. Rimessa con le mani in favore del Lama. Non si intendono stavolta Lanzi e Volpi. Giustamente Guido Vicarelli a Lanzi ha detto puoi metterla anche tu Leo. Vale anche un assist di Lanzi e non necessariamente essere di Volpi, giustamente fa notare il tecnico Lamarino. La rimessa dal fondo affidata a Vaccarecci, battuta lunga nella zona di Massai, c'è l'anticipo di testa di Lanzi, Bernardini a cercare i valori, trova invece Mambrini, Lanzi, ancora Mambrini, Bartolucci, Silla a metà strada fra Berrettoni e Veneroso che non si intendono, parte allora Farinelli, chiuso da Bernicchi. Bendini, ottimo il dribbling, si rialza, viene messo giù poi da Valori e si lamenta il pubblico, qui poteva starci un giallo per Valori, l'ha graziato Frizza, crampi ora per Bendini che ha fatto davvero un'ottima partita, il numero 2 del Lama. Questa è l'attenzione perché un 2000 che è crampi è veramente una cosa strana, l'attenzione fa... La tensione fa brutti scherzi perché quando si sente la partita diventa veramente
La partita si sta un pochino incattivendo adesso, eh. E ora arriva il primo giallo nelle fila del Sansepolcro per D'Urso, mentre prepara un cambio il Lama. A te, Elisa. Il primo cambio del Lama ad uscire con il numero 5, il classe 90 Bartolini, al suo posto con il numero 15, lo vedete proprio in questo momento, farà il suo ingresso in campo, dicevo, con il numero 15, il classe 95 Cappellacci. Dunque questa la prima mossa di Guido Vicarelli, fuori Bartolini e dentro Cappellacci. C'è anche un giallo che pesa, no? Sulle spalle di Michele Bartolini, fuori un centrale difensivo, dentro un altro, cambia con Berrettoni, dunque le due mezzali si invertono in questa fase, Berrettoni passa a sinistra, Lanzi passa invece a destra nel Lama, mentre seguiamo questo calcio di punizione, primo cambio effettuato da Vicarelli dopo 14 minuti, Bernicchi sul punto di battuta, tutto il Sansepolcro praticamente nella sua area di rigore, eccezione fatta per Bacciarini. Primo uomo in opposizione a Bernicchi. Bartolucci sul primo palo, il destro di Bernicchi, respinto da Valori. Lanzi cerca il destro, trova la testa di Gorini. Ancora Bernicchi, secondo palo, palla per Volpi, non trova l'impatto, disturbato anche dall'uscita di Vaccarecci. Allora Sansepolcro può ripartire. Ma con questo cambio mister Vicarelli cerca di mettere anche i centimetri per sfruttare le palle inattive, perché Cappellacci è un giocatore che ha il vizio del gol e è bravissimo soprattutto in quelle circostanze. Il destro di Vaccarecci a cercare D'Urso, staccano in due anche Valori, va a disturbare il proprio compagno Silla. Può girarsi, perde però malamente palla, approfitta Bernardini, Arcaleni a innescare i braccini, in vantaggio Cappellacci che tocca il primo pallone della sua gara, lo spedisce in fallo laterale, rimessa con le mani, affidata a Iavaroni, Arcaleni, controllo, palleggio, Bernicchi, Bartolucci alla meglio su Arcaleni, Iavarone, palla che passa, Gorini disturbato da Fode, l'appoggio per Vaccarecci. In scioltezza qui la formazione di Bricca, Arcaleni, Bernardini, pressato da Lanzi, è buono il break da parte proprio di Lanzi, Iavarone, Volpi, Lanzi, Berrettoni, pressato da Massai che non lo molla, le finte ancora di Berrettoni, la palla è buona, s'accentra Berrettoni, veneroso di prima a cercare Bartolucci, capisce ancora una volta Arcaleni, ma che partita Omar Arcaleni, Massai, c'è Valori lì a due passi. Braccini, Bernardini, Cappellacci in vantaggio su Valori, il controllo, anticipo da parte di Braccini su Volpi, attenzione a Sansepolcro, le finte da parte di Braccini che è da terra a contatto con Cappellacci, palla che resta lì e allora affretta il Lama, riparte da Bernicchi, 16 sul cronometro, Lama 0 Sansepolcro 1, decide il gol di Braccini al 22esimo, Silla, Berrettoni a campo sulla corsia di sinistra. Le finte ancora da parte di Berrettoni che si accentra, fa correre Silla, cade a terra, contatto con Arcaleni, vediamo un po'. Però deve ammonire, questo si è fatto. Non c'è fallo, secondo Frizza. Appena sentito il contatto, si è lasciato cadere Silla. Frizza non dà il rigore, non ammonisce Silla e si prosegue. Silla ha fatto la scelta peggiore che poteva fare, perché aveva dentro Bartolucci che infatti l'ha rimproverato, perché se mette questa palla dentro Bartolucci non fa altro che buttarla dentro e metterla lì. Lì il rigore è difficile perché era molto avanti, si è fermato il difensore e secondo me non c'era. Valori, c'è D'Urso sulla verticale, chiuso invece Valori, rimessa con le mani, affidata a Bendini, Mambrini, Berrettoni, ottimo il controllo, la corsa del numero 7, lo mette giù Bernardini, arriva anche il giallo, che ci sta tutto per Bernardini a bloccare la ripartenza del... Berrettoni buonissimo giocatore, quantità, qualità, è sempre lì sul pezzo, 2000, è sempre lì sul pezzo, sembra un veterano, è l'ultimo che sta cercando di mollare. Calcio di punizione in favore del Lama.
Palla che passa, Bartolucci di testa a Silla. Prova a liberarsi, non trova un varco, serie di batti e ribatti. Ancora Silla, c'è Massai. Silla la fa di nuovo sua. Si libera in un fazzoletto, che giocata da parte di Silla. S'accentra, cade a terra, contatto con Braccini. Tutto regolare, riparte allora il Sansepolcro, D'Urso. C'è Diego libero, di seguire Vicarelli a Silla invece di buttarti, gioca con Volpi libero. Abbiamo detto Berrettoni, qualità, quantità, ci mettiamo anche 5 gol che non sono poca cosa per un classe 2000. Assolutamente no, per un classe 2000 sono tantissime, sono quel valore aggiunto che hanno portato il Lama a essere la seconda forza del campionato. E la rivelazione anche assoluta di questo campionato, avanti 1-0 il Sansepolcro. Qui al Polchi Laurenzi per organizzazione, seguiamo questa discesa di D'Urso sull'out di sinistra, chiuso da Bendini che non lo molla, calcio d'angolo in favore del Sansepolcro per organizzazione rispetto alle altre. Foligno e Sansepolcro hanno sicuramente qualcosa in più, ci mettiamo anche l'Orvietana sul fatto degli allenamenti di giorno e sull'organizzazione proprio societaria. Lama che invece dal canto suo ha stupito letteralmente tutti centrando il secondo posto per questa bellissima finale playoff che vi stiamo trasmettendo in diretta dal Polchi Laurenzi di Lama. C'è un cambio, il secondo nelle fila dei Lamarini, a te Elisa. Il secondo cambio proprio nelle file dei padroni di casa, ad uscire con il numero 10 Veneroso al suo posto con il numero 19 Stefano Bartolini. Dunque questo è il secondo cambio operato proprio da Guido Vicarelli, fuori Mauro Veneroso, dentro Stefano Bartolini. Non cambia praticamente nulla sul piano tattico nel 4-3-3 di Vicarelli. Seguiamo questo tiro dalla bandierina in favore del Sansepolcro. Sarà Simone Braccini a incaricarsene, lui che sta decidendo la gara. Movimento proprio nell'area di rigore del Lama sul secondo palo. Non se le mandano a dire Cappellacci e Gorini. Il destro tagliato di Braccini, palla che passa, la allontana, va di con i pugni. Proprio Stefano Bartolini va a prolungare di testa il primo pallone della gara per Bernicchi. La corsa del numero 4, capisce tutto però Iavarone che chiude. Volpi, Cappellacci, Bernardini in anticipo su Bernicchi, alza poi un campanile per Volpi, Bartolucci, Berrettoni, ottimo controllo, tunnel su Arcaleni e c'è il fallo, calcio di punizione in favore del Lama. Chiedeva un tocco con la mano Arcaleni, è stato bravissimo Berrettoni anche in questa circostanza, anche la personalità, il terzo tunnel da parte di Berrettoni. Ma Berrettoni sta attraversando un periodo impressionante, quello che fa gli viene bene e lo fa anche bene, questo è merito dell'allenatore che gli ha dato fiducia, è merito suo che ha preso tutto quello che di buono ha mister Vicarelli. D'altro canto mister Bricca ha fatto una mossa che si sta rivelando azzeccatissima, quella di arretrare Braccini a dare fastidio a Bernicchi. E attenzione a palla buona per Lanzi, prova a coordinarsi, non trova la porta, cade a terra in area di rigore Lanzi, potrebbe essere un'altra buonissima occasione questa sulla torre di Bartolucci. Lanzi chiuso proprio al momento della battuta a rete, palla che viene anche allontanata oltre la linea del fallo laterale. Sì, al Lama manca la parte conclusiva dell'azione, fa tutto bene fino alla tre quarti campo, poi negli ultimi 16 metri va un po' in difficoltà, delle volte per scelte sbagliate, anche prima Silla invece di tirare ha cercato di scartare nuovamente e adesso la stessa cosa, stop sbagliato, quando tu sbagli lo stop difficilmente fai gol. Bernicchi restituisce palla a Vaccarecci. 22 sul cronometro nella ripresa, Lama 0, Sansepolcro 1 e sulle due panchine Elisa. Allarga le braccia Guido Vicarelli anche in quest'ultima occasione, diceva bene Simone Rubeca, dunque manca proprio quella concretezza nell'ultimo passaggio, dunque al Lama che ha avuto un paio di occasioni davvero ghiotte, dunque Guido Vicarelli continua a passeggiare un po' nervosamente nella propria area tecnica. Dall'altra parte invece Andrea Bricca continua a caricare i suoi, dice facciamo le cose convinti, poi anche se sbagliamo va bene lo stesso, dunque anche lui cerca di caricare i suoi. Dunque da una parte e dall'altra non smettono i due tecnici di stare vicini ai propri giocatori in campo. Molto bene Bendini che è uscito davvero bene, palla al piede il numero 2 del Lama, ottima prova di personalità, abbiamo detto i Berrettoni ma dobbiamo dire anche Bendini sta disputando davvero una gran finale.
Finisce a terra Silla, arriva il fischio, calcio di punizione in favore dell'Ama, gara che vi stiamo trasmettendo in diretta sul canale 112 di TEF Channel. Un ringraziamento per il lavoro alle camere qui al Pochi Laurenzi di Lama, Luca Ficola, coordinamento dalla sede centrale di Perugia, invece a cura di Daniele Tomassoli. Rimessa con le mani in favore del Lama, subito battuta, Berettoni s'accentra, chiuso da Bernardini che riparte bene, tutta l'esperienza di Andrea Bernardini nonostante sia un classe 90. Braccini, giocata, riparte proprio Simone Braccini, sterzata contro sterzata, movimento di valore sulla destra, sale anche Massai, Bricca sta telecomandando praticamente i suoi, apertura per Massai, punta diretto avversario, lo supera, s'accentra, le finte ancora, scarico per Braccini, chiuso da Lanzi, Volpi, Braccini, Massai, ancora Volpi ad allontanare, si è infuriato Bricca, vuole maggior personalità da parte dei suoi, attenzione Lanzi, scontro con Braccini, ha alzato il gomito nella circostanza, tutto regolare, Massai a chiudere Berettoni, si fa sentire anche Vicarelli, palla che passa, palla buona per Valori, c'è Cappellacci in chiusura, è una chiusura buona, la rimessa con le mani in favore del San Sepolcro. È il 25esimo. Lama 0, San Sepolcro 1, subito battuta, rimessa con le mani, Iavarone perde malamente palla. Volpi. Berettoni. Bernardini. Carica al sinistro, conclusione alta, sopra la traversa, ci ha provato Andrea Bernardini. Il San Sepolcro deve tenere un pochino più palla lì davanti per cercare di dare respiro ai compagni, perché sennò diventa una partita, come si diceva anche prima, un po' a ping pong e poi andare in difficoltà. Arcaleni a proteggere l'uscita di Vaccarecci, toccato duro da Lanzi, non è riuscito a fermarsi, numero 8 Lamarino, colpito il portiere del San Sepolcro che resta a terra. È scivolato, non l'ha fatta proprio. È arrivato lungo Andrei. Leonardo Lanzi, non serve a niente questo, stiamo dentro il campo, il Lama deve cercare di stare tranquillo, non farsi prendere la frenesia di andare a raggiungere questo risultato, deve continuare a giocare, fare il suo, ancora c'è tutto il tempo per farlo. Battuta lunga, Valori, tocco per Braccini, carica al destro, chiuso da Cappellacci, Bernardini, palla fuori, la controlla, va di a te Elisa. Si è arrabbiato e non poco Guido Vincarelli, insomma ci avevamo palla, gliel'abbiamo ridata, dunque ha un po' strigliato i suoi nella precedente occasione proprio Guido Vincarelli. Dall'altra parte lo state sentendo praticamente spesso e volentieri Andrea Bricca che continua a dare indicazioni ai suoi, ha chiesto a Riccardo Valori di tenere un po' il pallone così da permettere alla squadra di rimanere alta, così come lo dicevi anche tu Nicola, chiede più personalità proprio ad Alessandro Massa sulla destra, insomma anche in un paio di occasioni non gli è piaciuto certo il giocatore, si è portato addirittura quasi a centrocampo lo stesso tecnico della Vivi Alto Tevere San Sepolcro proprio per richiamare il numero 9, il suo giocatore in maglia bianconera. Ale le spalle, Ale! Bernicchi. Ale le spalle, Ale! Controllo e scarico su Bendini. Ancora Bendini insiste sulla destra, prova a sfondare. Duello con Bernardini, guadagna, rimessa con le mani, altra buona iniziativa da parte di Bendini. Calcio d'angolo in favore del Lama, 27 sul cronometro, va Mambrini sul punto di battuta. Tutti i saltatori del Lama in area, tutto il San Sepolcro tranne Massai e Iavarone nella sua area di rigore. È uno schema, Mambrini corto per Bernicchi, capisce tutto però Valori, che allontana oltre la linea del fallo laterale. Due dei risultati su tre per il Lama, ricordiamolo, ma avanti c'è il San Sepolcro 1-0. Questo risultato, giochi chiusi al 90esimo e San Sepolcro che accede agli spareggi per la Serie D. Cappellacci. Silla, di testa di prima a cercare Bartolucci, Gorini lascia scorrere e la fa sua Vaccarecci.
Il rilancio da parte del numero 1 Viturgense. Braccini alla meglio su Berrettoni. Chiusura di Bernicchi, diventa un assist per Bernardini. Massai. Finte da parte di Massai, trova Braccini, chiuso però da Cappellacci. Allora Bernicchi vuole palla a Silla sulla destra, profondità invece per Bartolucci, se la prende con se stesso Bernicchi, che ha sbagliato in questo caso la misura del passaggio. Scelta sbagliata perché c'era Silla dalla parte opposta che era pronto per fare l'uno contro uno dei due, ha cercato di mandare in profondità Bartolucci che non è lento ma non è neanche velocissimo, magari facendo il cambio gioco avrebbe mandato dentro Silla che sull'uno contro uno sicuramente è più propenso nel farlo. Battuta lunga, stacca di testa Valori, vantaggio su Mambrini. Poi però si trascina palla oltre la linea del fallo laterale, allora rimessa con le mani, affidata ancora a Bendini. Silla deve inventarsi qualcosa il Lama, prova a farlo Silla, trattenuto, calcio di punizione. Bernicchi, Cappellacci. Prova a alzare il ritmo, l'11 di Vicarelli, la chiusura però senza poco che riparte con Massai, si distende la formazione bianconera, c'è Valore a sinistra, perde palla Massai, ottimo la chiusura da parte di Cappellacci, Silla messo giù da Farinelli, tutto regolare, si prosegue, attenzione a Silla, ancora qualcosa da ridire a Farinelli, si beccano i due, vediamo un po'. E Vicarelli dalla panchina richiama proprio il suo numero 11, Fode, Fode. Di a Fode di stare calmo. Valori, Braccini. S'accentra Braccini, cerca il destro, palla alta sopra la traversa, Telisa. A Telisa. Lo dicevi tu Nicola, gli ha urlato proprio per favore calmo, Fode lo ha sentito, dunque cenno di intesa con il proprio tecnico, dunque queste proprio le comunicazioni tra virgolette di servizio del tecnico Lamarino, proprio suoi di mantenere la calma, mantenere la concentrazione e di continuare a giocare, lo ha detto anche allo stesso Simone Bernicchi, probabilmente si aspettava qualcosina di meglio nella precedente occasione, insomma, però cerca di mantenere la calma il tecnico dell'Ama, dall'altra parte continua a dare indicazioni ai suoi Andrea Bricca, soprattutto a Massai ma anche allo stesso Braccini, insomma parla tantissimo con i suoi, dunque non ho smesso un secondo praticamente dall'inizio della gara. Nessun movimento sulla panchina del Sansepolcro, già due cambi effettuati da Vicarelli, Simone Bernicchi se l'ha presa con i tre lì davanti, mannaggia voi perché siete già lassù. Le parole testuali, Lama che si è allungato in questa fase, Bernicchi, battuta lunga a cercare Silla, in vantaggio però Vaccarecci che la fa sua, Vaccarecci è arrivato nel mercato di dicembre a Sansepolcro, altro innesto importante per l'11 di Bricca, Berrettoni, prestato da Massai che gli sradica bene palla dai piedi, si guadagna gli applausi del pubblico di Fede Viturgense, Braccini. C'è Valore largo a sinistra, Braccini messo giù da Lanzi, calcio di punizione in favore del Sansepolcro, è proprio quello che voleva Braccini. Braccini ha raccolto il massimo di quello che poteva raccogliere, perché lì adesso stai fermo un minuto, c'è una punizione, una possibile occasione da gol, quello che chiede anche l'allenatore, di cercare di tenere più palla lì davanti, anche perché vedo un Lama che è un pochino stanco, è un pochino sulle gambe, a due tre si è un po' allungato troppo e non c'è più quel raccordo tra il centrocampo e l'attacco che può mettere in difficoltà il Sansepolcro. Primo cambio Elisa nelle file del Sansepolcro. Eccolo qui il primo cambio della Viva Altotevere Sansepolcro ad uscire il classe 2000 Bacciarini con il numero 8, lo sentite proprio richiamato dallo stesso assistente Francesco Finori della sezione di Gubbio, dunque fuori Bacciarini, insomma se la prende anche un po' con comodo tra le proteste proprio della panchina dell'Ama, al suo posto con il numero 18 Lomarini. Ha rischiato anche il giallo Bacciarini qui.
Fuori Bacciarini, dentro Lomarini, calcio di punizione in favore del Sansepolcro quando sono 33 minuti sul cronometro nella ripresa al Polchi Laurenzi. Lama 0, Sansepolcro 1 in questa finale playoff di eccellenza. Risultati dagli altri campi: Trasimeno sempre avanti 1-0 sul Branca, 0-0 fra Mugnano e Pianello, 2-1 vantaggio invece del Pila Marcellano in casa della Nuova Gualdo Bastardo. Movimento nell'area di rigore del Lama, chiama lo schema Braccini, palla tagliata, palla che passa, c'è Bernicchi a anticipare tutti e a metterla oltre la linea di fondo, calcio d'angolo in favore del Sansepolcro. Minuti preziosi che scorrono per la formazione di Andrea Bricca. Solo Bernardini a protezione di Vaccarezzi sulla battuta di questo calcio d'angolo. Stefano Bartolini, riferimento avanzato del Lama, controllato da vicino da Iavarone. Valori e Braccini sul punto di battuta. Questo tiro dalla bandierina, secondo palo Arcaleni e D'Urso, palla che passa, l'alza Cappellacci, la fa sua, Vadi. Troppo facile, no? Così, troppo facile. Battuta lunga, Bernardini di testa, senza tanti complimenti, ad allontanare oltre la linea del fallo laterale. Bernardini è semplicemente fondamentale lì. Bernardini è giocatore di un'esperienza e di una intelligenza tattica disarmante, è sempre nel posto giusto al momento giusto e fa sempre la scelta giusta sia in campo sia in fase difensiva che in fase offensiva. Arcaleni allontanare sulla pressione di Bartolucci, Massai, ottimo controllo, Volpi non lo molla, Bernicchi di prima per Bartolucci, due passi c'è Stefano Bartolini, le finte ancora Bartolucci, l'apertura è per Berrettoni. Alza la testa al centro, ancora a servire Bartolucci, spalla alla porta dell'Istio, sull'assist Stefano Bartolini, che occasione per il Lama, palla sul fondo, che occasione per il Lama, che cosa aveva fatto Bartolucci. L'occasione più ghiotta della partita per il Lama, Stefano Bartolucci si è girato, ha sentito la porta ma soltanto che era troppo centrale, ma Bartolucci ha protetto la palla e di tacco l'ha messo davanti alla porta. Bartolucci è un altro giocatore che è fondamentale per questa squadra, perché fa reparto da solo, è lì, fa sportellate, viene a prendere palla, va in profondità, va sulla fascia, è un uomo ovunque. Ma che cosa ha sbagliato Stefano Bartolini? Questo è un gol da non dormirci tre notti, praticamente a tu per tu con Vaccarecci non è riuscito neanche a trovare lo specchio sull'intuizione di Bartolucci. Tocco con il braccio da parte di Valori, calcio di punizione in favore del Lama. Ha rischiato e non poco la formazione di Bricca. Vadi, palla che passa, Silla, il vantaggio su Farinelli, lo punta, lo supera anche in velocità, sul secondo palo sale proprio Bartolucci, sul primo c'è Stefano Bartolini, c'è però il break da parte di Gorini e allora Lomarini a perfezionare il disimpegno. La sporca Lanzi, rimessa con le mani in favore del Sansepolcro, non ha fretta ora la formazione di Bricca. Altro cambio per i Biturgensi, a te Elisa. Il secondo cambio anche per i bianconeri Biturgensi, dunque con il numero 10 esce Riccardo Valori, al suo posto con il numero 19 entrerà Cano, dunque questo il secondo cambio operato proprio dalla Vivi Alto Tevere e Sansepolcro, proprio questa l'indicazione da parte di Andrea Bricca, che in questo momento ridisegna un po' la squadra, dunque fuori Valori, dentro Cano, il secondo cambio della Vivi Alto Tevere e Sansepolcro. Dicevi Nicola, Stefano Bartolini non ci dormirà per tre notti, credo almeno un paio di notte se le faranno insonni anche Cristian Volpi e Guido Vicarelli, insomma, dopo questo errore praticamente da due passi del proprio giocatore. È un cambio importante nel Sansepolcro, fuori Valori, dentro Cano, Bernardini, profondità, cercare D'Urso, affrontato da Mambrini. Lo scarico è per Massai, verticale c'è proprio Cano, le finte da parte di Massai, gran secondo tempo da parte di Alessandro Massai, attenzione si accentra ancora, palla buona proprio per Cano, tocca il primo pallone della sua gara, c'è D'Urso a due passi, le finte da parte di Cano, lo scarico per Iavarone, c'è Braccini tutto solo a sinistra, Lanzi, Bernicchi, sì, veramente Andrea Bricca, situazioni da gestire meglio, attenzione. Prese una ginocchiata a Bartolucci, calcio di punizione subito battuto, tutto da rifare però. E si lamenta Bernicchi.
Ora Cano deve essere bravo a fare quello che faceva Braccini, andare lì a dare fastidio al centrocampo, perché Braccini è andato sulla fascia sinistra a dare manforte lì. Bisogna stare attenti ora. Silla, proprio Braccini ad allontanare oltre la linea del fallo laterale. E ora Sansepolcro deve difendere il vantaggio. Gli accorgimenti da parte di Andrea Bricca. Quando siamo al 38esimo, Lama 0, Sansepolcro 1, Bartolucci per Silla, anticipo di Lomarini, Braccini senza tanti complimenti, Cappellacci, apre gioco per Volpi, c'è Massai su di lui, Bartolini, ottimo il dribbling su Massai, Stefano Bartolini giù a terra, riesce comunque a tenerla viva, Volpi, pennella, Lanzi di testa, occasionissima per il Lama, Leonardo Lanzi ci ha provato di testa, ha trovato l'esterno della rete. Oh, questo Lama non molla di un centimetro, vuole raggiungere il pareggio a tutti i costi, lo sta facendo con tutte le forze, anche con un buon gioco. Adesso si è rialzato un po' il vento, sta piovendo di nuovo e la partita diventerà sempre più maschia. La pennellata di Diego Volpi, la testa di Lanzi, palla sull'esterno della rete. E Lama che sta crescendo col passare dei minuti, sotto in un gol deve per forza premere sul gas la formazione di Vicarelli, lo sta facendo bene, un Sansepolcro che si sta difendendo con le unghie e con i denti, avanti 1-0 la formazione di Bricca grazie al gol firmato da Braccini al 22esimo. Lanzi, scambio con Bendini, palla in ritorno ancora per Lanzi, prova a servire Silla, c'è però il solito Bernardini che scivola. Rimessa con le mani comunque in favore del Sansepolcro, a te Elisa. Che partita in questo momento, non si tiene praticamente Andrea Bricca in panchina, lo dicevi tu, un Sansepolcro che si sta difendendo con le unghie e con i denti, dall'altra parte invece c'è un Lama che ha fretta, dunque come esce il pallone i giocatori si chiedono subito un altro pallone, dunque hanno davvero fretta, insomma, e lo stiamo vedendo in campo. Guido Vicarelli in questo momento si è tornato a sedere in panchina, dunque, ma non manca di dare continue indicazioni ai suoi, dunque saranno davvero gli ultimi 5 minuti o su e giù più o meno quello che rimane da giocare, insomma un Lama che cercherà in tutti i modi di raggiungere il pari, lo dicevo, lo state vedendo anche in questo momento, dunque un Lama che ha fretta di giocare. Rimessa con le mani, Berrettoni, secondo palo a cercare Silla, esce Vaccarecci, bravissimo con i pugni ad anticipare proprio Silla. 4 più recupero da giocare, è rimasta a terra Vaccarecci nell'uscita, un impatto con Silla, assolutamente fortuito, il numero 11 da Marino addirittura ha girato di spalle, Vaccarecci però nello slancio è finito proprio contro Silla, si riprenderà con una rimessa con le mani in favore dei padroni di casa. In questi ultimi minuti sicuramente assisteremo a degli attacchi di mischia da parte del Lama che metterà davanti magari qualche giocatore ancora più alto per poter dar manforte e buttare su queste palle che possono permettere di creare qualche rischio al Sansepolcro. Giù Bernicchi, c'è fallo, secondo Frezza, calcio di punizione in favore del Lama. E Finori, insomma, invita Bricca a far mettere i suoi giocatori seduti. Non ne fa passare una l'assistente Ugubino, calcio di punizione in favore del Lama, 41 e 54 sul cronometro. Bisogna stare attenti su queste palle che se passano sul secondo palo, se qualcuno è furbo riesce a buttare la palla dentro. Vediamo un po' che cosa ne scaturisce da questo calcio di punizione affidato al destro di Simone Bernicchi, palla che passa Bartolucci di testa, c'è però Vaccarecci a rispondere presente, incornata troppo debole per impensierire il numero 1 Biturgensi che la fa sua senza particolari problemi. Questi sono secondi d'oro che passano per il Sansepolcro, 2,5 più recupero da giocare al Polchi Laurenzi, Mambrini lungo per Stefano Bartolini, duella con Iavarone, alla meglio ancora Bartolini in area, le finte, sovrapposizione di Volpi, lo vede Bartolini subito servito, palla ancora in mezzo, buono Iavarone a chiudere, calcio d'angolo in favore del Lama, preme sul gas la formazione di Vicarelli, Volpi corto sul primo palo, Berrettoni può controllarla, il destro di Berrettoni, palla che si spegne sopra la traversa della porta, difesa da Vaccarecci.
il lama sta spingendo, sta tirando fuori tutto quello che ha in corpo per cercare di portare in porto questa partita al pareggio, che gli permetterebbe di andare supplementari per poi andare a fare questi spareggi fuori regione. Però si difende con ordine Zanzepolcro, giocatori che comunque sia sono stremati da questa partita. Cano, le finte da parte del numero 19 che viene chiuso, palla buona comunque per D'Urso, a campo davanti a sé Massai, le finte ancora, Massai ci ripensa, torna sul destro, non trova la porta, buona occasione per Massai, palla terminata sul fondo e riparte subito il lama. Volpi, Berettoni a campo sulla corsia mancina, scarico per Bernicchi. Volpi, abbassa Berna, abbassa Berna, abbassa Berna, lungo per Lanzi, il controllo, lo scambio corto con Berettoni, c'è Braccini in chiusura, palla che passa, allontana Arcaleni, Bartolucci, batte e ribatte, attenzione, Stefano Bartolini, Stefano Bartolini, lama 1, Sansepolcro 1, all'89esimo, all'ultimo tuffo, Stefano Bartolini firma il pari. Lo stavamo dicendo, il lama era in pressione e Sansepolcro stava faticando a tenere le sfuriate di questa squadra che non è mai doma e dimostra il secondo posto della regular season con tutto quello che ha. Stefano Bartolini si è rifatto di quello che ha mangiato 10 minuti fa. È un gol non pesante, è un gol pesantissimo, il 7° in campionato da parte di Bartolini, che ad un certo punto della stagione era il giocatore più prolifico nel rapporto minuti giocati, gol segnati, aveva praticamente un asso nella manica fisso Guido Vicarelli, ogni volta che se lo giocava andava in gol. Oggi prima ha fatto le prove, mettiamolo così, aveva proprio l'ultima chance e non l'ha sbagliata, è tutto da rifare per il Sansepolcro, ancora deve necessariamente trovare un gol per aggiudicarsi questa finale playoff, il tifo che sale alle stelle da parte dei sostenitori del Lama, gara che si gioca anche sugli spalti, siamo entrati nel primo dei 3 minuti di recupero assegnati dall'arbitro Gianluca Frizza, rimessa con le mani in favore del Sansepolcro, Cano, scarico per Massai, finta e controfinta, ancora palla in mezzo, Cappellacci a chiudere la battuta lunga nella zona dove non c'è nessuno dei suoi compagni. Con questo risultato si va ai supplementari, se permane l'1-1 ai supplementari alla fase nazionale va il Lama, ma ancora c'è tanto, tantissimo da giocare. Il gol di Bartolini lo insegna. Andre, oh Andre, Andre, c'è ancora supplementari, dimmi che ti devo calmi. È il 91esimo, altri 2 minuti da giocare, altri 2 minuti tutti da vivere al Polchi Laurenzi. Le indicazioni di Andrea Bricca da una parte, Guido Vicarelli seduto in panchina dall'altra dopo il pari del suo Lama firmato da Stefano Bartolini. Il calcio di punizione affidato a Gorini, battuta lunga, secondo palo. Esce Vadi ad anticipare tutti, è un'uscita che vale mezzo gol provvidenziale da parte del portiere Lamarino, che ricordiamolo nella ripresa ha salvato anche il risultato con un mezzo miracolo sulla stoccata di Valori. Una finale non bella, bellissima Simone. Una finale degna di questo nome. È bellissimo essere qui perché stiamo assistendo veramente a una partita tra due squadre che si stanno giocando tutto. Delle volte assistiamo a delle partite mosce che magari cercano tutte di portarle ai supplementari, invece si sono affrontate nella maniera giusta. Attenzione, è rimasto a terra Bernicchi, toccato duro dalla Marini. Calcio di punizione in favore del Lama, si fa sentire la panchina biturgense. Restano da giocare 50 secondi nei tempi regolamentari, poi si andrà ai supplementari, poi alle 18.50 giù di lì in diretta speciale dilettanti, canale 12 su TEF Channel. Tutti i gol degli spareggi di eccellenza e promozione, ma anche l'elezione del super gol, gol più bello dell'anno con i 3 candidati che sono Mattia Paparelli, centrocampista del Castello del Piano, l'attaccante del Bastia Alessandro Tascini, il fantasista dell'Ellera Matteo Peronullo, tutto ad un fiato in questa domenica di calcio dilettantistico su TEF Channel, ora sul canale 112 alle 18.50, in diretta invece sul canale 12. Iavarone prolunga di testa oltre la linea del fallo laterale. Vediamo se fa battere Frizza, controlla il cronometro, probabilmente questa è l'ultima azione dei 90 regolamentari, la carica di Guido Vicarelli, ci crede il tecnico, Lama che chiude in avanti questa gara, Volpi
Fa correre bene Stefano Bartolini, posizione irregolare, palla in mezzo, attenzione Berrettoni, si accentra, le finte, palla buona, Volpi, ecco. Diego Volpi, esplode il Polchi Laurenzi, Lama 2, Sansepolcro 1, tutti i giocatori, tutta la panchina del Lama in campo, è qualcosa di straordinario, sembrava finita per il Lama, ci ha pensato il capitano, c'è la firma, un Eurogol firmato Diego Volpi. Complimenti a Volpi, complimenti al Lama che mai domo in questa partita. Ci ha creduto fino alla fine nonostante lo svantaggio, a pochi minuti dalla fine ha tirato fuori, ha raschiato tutto quello che aveva dal barile, ha tirato fuori dal cilindro questo coniglio Volpi, impressionante, bravissimo. Scherzando dicevano al capitano: quest'anno non segni mai, negli anni hai sempre segnato, ha fatto un gol in campionato, si è tenuto questa chicca per il momento decisivo. Ma decisivo, un giocatore importante, un giocatore che ha qualità, l'abbiamo detto, la catena di sinistra era la forza, è stata ed è e sarà la forza del Lama in questa stagione. Bravissimo Volpi, un Lama però che non si è mai scomposto, gli va dato atto, ce lo insegna la Champions, in calcio è bello a tutti i livelli, Lama che non si è mai scomposto anche sotto un gol, sembrava finita, ci ha creduto, Guido Vicarelli è stato in panchina, quasi fino alla fine arrivano qui i tre fischi, il Lama fa l'impresa all'89esimo, sembrava fatta per il Sansepolcro, in 4 minuti ribalta tutto la formazione di Guido Vicarelli che batte 2-1 il Sansepolcro e conquista l'accesso agli spareggi che valgono la Serie D. Questa non è un'impresa, questo è un capolavoro, chapeau signore e signore a questo Lama, perché il campionato lo ha vinto il Foligno, organico alla mano, budget alla mano, però il campionato d'eccellenza è come se l'avesse vinto il Lama. Ed ora abbiamo proprio Guido Vicarelli, ma abbiamo anche Diego Volpi, Elisa, proprio ai tuoi microfoni. Terzo tempo nel frattempo al centro del campo, perché ripetiamolo, guardiamo ancora, questo è veramente un esempio, uno spot per il calcio. Un Sansepolcro che ha perso una finale in 4 minuti, guardate che correttezza, che fair play, giocatori che si salutano e si abbracciano al centro del campo, nessun isterismo né da una parte né dall'altra, anche sugli spalti, con la tribuna del Polchi Laurenzi assolutamente gremita oggi, e questo è il momento più bello. Complimenti davvero a tutti, è stata una finale semplicemente meravigliosa. Nicola, non ci poteva essere spot migliore per il calcio umbro, una finale bellissima giocata a viso aperto tra due squadre che si sono combattute ma rispettate dentro al campo, due tifoserie numerosissime che non hanno mai oltrepassato la soia della maleducazione. L'abbraccio fra Diego Vicarelli e Christian Volpi proprio qui a destra è qualcosa di straordinario, perché insomma sono i due artefici principali di questo miracolo. Allora, avremo fra poco al microfono d'Elisa Diego Volpi, il mattatore, il grande protagonista, avremo anche il tecnico del Sansepolcro Andrea Bricca, ma soprattutto Guido Vicarelli e Christian Volpi che stanno camminando a braccetto qui sulla destra, mentre il pubblico sta abbandonando il Polchi Laurenzi, fumogeni bianco-neri da parte dei sostenitori di casa, l'abbraccio anche fra Bricca e Volpi, davvero uno. L'applauso anche del pubblico di Fede Bit Urgenza, proprio i giocatori che ce l'hanno messa tutti, poi nel finale è arrivato lo sprint decisivo. Sono è arrivata. Immagini bellissime, l'abbraccio anche tra i giocatori del Lama e dello stesso Vivi Altotevere Sansepolcro. Allora, eccolo qui, Diego Volpi, arriva anche Simone Bernicchi, Nicola. Basta che uno fa un gol una volta, subito l'intervistato. No, stai buono, perché il tema è stato proprio questo, l'abbiamo detto anche in sede di commento. A Diego Volpi quest'anno dicevano: non segni mai, tutti gli anni segni, sei un giocatore da fantacalcio, non segni mai, te la sei tenuta per il momento giusto. L'avevo detto che però avrei fatto gol nella che finale culo, playoff. Che culo! Stata fortuna, però ci abbiamo creduto fino all'ultimo. Simone. Siamo contenti, ci meritavamo secondo me questo risultato. Simone! Simo! Vieni! No, ha fatto il pagliaccio, almeno fagli completare l'intervista, è venuto a fare il pagliaccio, ora ce lo sfruttiamo, vai. È un gol che vale quanto? Tantissimo, come ho detto prima ti eri distratto un attimo, richiama Bernicchi. Secondo me ci siamo meritati tutto questo e ci abbiamo creduto fino alla fine e alla fine siamo stati premiati, dai. Complimenti anche al Sansepolcro che ha fatto una grandissima partita, non era semplice, oggi alla fine ne siamo usciti vincitori noi. Senti, ancora a caldo, ma questo gol per quanto te lo riguarderai? Oggi no, sicuro,
totalmente stanco che penso che andrò a letto finito di fare la doccia. Senti, ora come si fa agli spareggi nazionali? Lo chiediamo a Simone Bernicchi, perché lui è uno specialista, li ha fatti con la sua base. Nicole, perché non ne può più, quindi non so se ce la farà a fare ancora un'altra partita. Senti, digli che domenica si gioca al Polchi Laurenzi contro il Progresso, squadra di Castelmaggiore. Ha intenzione di giocare domenica oppure, come ha detto Diego Volpi, non ce la fai più? No, gioco, tanto il mister mi porta la palettina da vigile, perché tanto faccio 3 metri a partita, faccio il vigile, dirigo le operazioni. C'ho l'amico mio Brufen, mi faccio un'altra 2 settimane insieme all'amico mio e quindi gioco, quello è. Senti, ma ci vedi qualche analogia in quella stagione con la Subasio, con Cocciari in panchina, superato il primo turno, poi la finale a Pineto? Sì, qualche analogia sì, che gli facevo tunnel durante gli allenamenti sia a Cocciari che a Vicarelli e tutti e due si incazzano. Senti, all'epoca li facevi anche al limite dell'area, ora ho visto hai smesso. È vero, all'epoca sì, adesso sono cresciuto. 21 luglio faccio 30 anni, sono cresciuto, dai. Grazie e complimenti sia a Simone Bernicchi che a Diego Volpi. Grazie a voi. Ciao. Grazie a Simone Bernicchi e Diego Volpi. Raccolgo anche le formazioni e adesso andiamo proprio con il tecnico Guido Vicarelli. Forse abbiamo esagerato, ma il campionato lo ha vinto il Foligno, però se guardiamo al budget, se guardiamo alle organizzazioni, se guardiamo alle strutture, il vero vincitore di questo campionato è il Lama di Guido Vicarelli. Perché Vicarelli è stato così fortunato e bravo a scegliere una squadra fortissima, fatta di ragazzi eccezionali, con un carattere della Madonna, e anche oggi l'hanno dimostrato fino all'ultimo secondo. Gliel'avevo detto, dovevamo vincerla prima, non dovevamo arrivare alle 6:30 perché Nicola ce la fa la trasmissione, la ragazza doveva andare a lavorare, quindi bisognava chiuderla prima. Senti, ci hai creduto? Alla fine quasi che te lo sentivi, sei stato tranquillo, a un certo punto alla fine ti sei alzato prima che la palla arrivasse a Volpi, hai caricato i tuoi forza forza, come se vedessi che quel pallone potesse entrare essendo l'ultima azione della gara. No, qualcuno come al solito voleva fermare Volpi, io gli ho detto vai Diego che le coperture ci sono, andiamo a chiuderla, siamo stati fortunati, bravi, perché ripeto, sono un allenatore fortunato perché ho una squadra veramente forte. Senti, ora però non finisce qui, il bello viene adesso, perché fatto 30, questo Lama deve provare a fare 31. Si comincia col Progresso, poi l'avevi messo in cantiere poter giocare fino a giugno. Ma ascolta, non sappiamo cosa dire, anche perché tutte le cose che sono venute una dietro l'altra, quasi quasi che non ci credevamo. C'era stato chiesto di fare 40 punti, a febbraio ce ne avevamo 41, poi io e Cristian è giù un fioretto, poi ne abbiamo fatto un altro per i playoff, adesso non sappiamo più cosa fare, quindi andiamo avanti, siamo felicissimi, ho visto tante lacrime, anche le mie, una cosa bellissima, guarda, ti giuro, un'emozione, ma un orgoglio, veramente un orgoglio, perché c'è una squadra che mi assomiglia, che è la mia educazione, la mia forza, la mia costanza, e quindi sono veramente felice. Ciao mister Simone Rubeca. Ciao. Ci siamo visti prima della partita e mi hai detto sono contento che ci sei te e mi ha fatto veramente piacere, ma come io sono contento, non me ne vogliono gli altri, che il tuo lavoro, che io conosco bene da quando eri a Perugia, prima o poi paga, la tua tranquillità, la tua professionalità che mette a disposizione di questi ragazzi, e il bello è quello lì, vedere la tua squadra che fa quello che tu durante la settimana chiedi, e in tutto e per tutto, dallo stesso Silla che oggi magari era un pochino sottotono, dallo stesso Bernicchi che è stato in maniera forse nel primo tempo letta bene dal mister Bricca che te l'aveva un po' imbrigliato con Braccini che gli andava a dare fastidio, ma una squadra che ha dato tutto quanto fino all'ultimo e dal primo minuto all'ultimo è sempre stata in campo. Io penso che un allenatore, al di là dei risultati che a volte vengono fuori, il risultato secco di una partita può essere anche dettato dalla sfortuna, però quando crei tanto, quando giochi, quando te la giochi sempre a viso aperto, quando non fai tatticismi e vai avanti cercando sempre di far gol, è una mentalità bellissima, è una cosa che
che questi ragazzi, grazie alle caratteristiche di questi ragazzi, ho potuto chiedere, perché i ragazzi ce l'avevano nelle corde e quindi potevo chiedere di giocare così, e l'abbiamo fatto anche oggi fino all'ultimo istante. Guarda, ti dico, è una soddisfazione gigantesca, però ormai ho 50 anni, non sono più un ragazzino e so benissimo che poi in campo ci vanno i giocatori e i risultati, quelli veri, quelli specialmente secchi come oggi, sono i giocatori col loro spirito e con la loro forza che li ottengono. E stiamo guardando proprio i tuoi giocatori festeggiare, ti aspettano. Sinceramente, Guido, quanto ci credi a questa Serie D? Ma io, guarda, io ho creduto sempre a tutto. Io sono arrivato il 30 luglio e ho detto: ragazzi, guardate che qui c'è un gruppo che fino adesso ha fatto molto meno di quello che poteva fare. Io sono arrivato da lontano, farò una balla di chilometri perché ne ho fatti quasi 40.000 per venirvi ad allenare, perché io credo in voi, anch'io mi rilancerò grazie a voi, perché questo è un gruppo che fino adesso si è accontentato della salvezza. Poi siamo stati bravi con i giovani, Christian Volpi è stato bravissimo e siamo stati bravi naturalmente in quei due o tre ritocchi importanti, e a quel punto con lo stesso budget, perché il Lama non ha speso una lira in più degli altri anni, abbiamo fatto un gruppo forte, veramente forte, con dei giocatori dentro allo spogliatoio che a volte non faccio in tempo a dire una cosa che già l'hanno detta loro. Faccio solo un esempio: alla fine del primo tempo sono entrato dentro allo spogliatoio, Matteo Vadi già stava dicendo quello che avrei voluto dire io, e queste sono le cose che rendono fortunato un allenatore. E ti facciamo i complimenti grazie, a te, al tuo Lama. Non è finita, il bello viene adesso. Intanto però, il miglior allenatore della stagione 2018-2019 è l'ennesimo, Guido Vicarelli. L'ennesimo fioretto? Oh, ma non sappiamo più che fa. Ma poi siamo disperati, perché prima bisogna arrivare a piedi fino a Canoscio. Allì. Poi in bicicletta fino a Chiusi della Verna. E mo? Cioè, è una cosa allucinante. Io e Cristian lo so, cioè lasceremo le penne sicuramente. Ti lasciamo ai festeggiamenti con i tuoi ragazzi, ti facciamo tanti complimenti. Grazie. E ringraziamo anche Andrea Bricca, sì, a due passi, proprio lì dietro Guido Vicarelli, il tecnico del Sansepolcro. Il saluto fra i due allenatori. Grazie davvero ad Andrea, perché commentare una sconfitta così non è assolutamente facile. Non ho sentito niente. No, commentare una sconfitta, commentare una sconfitta così non è assolutamente facile. No, non è facile, però questo è il calcio. Non è... Forse passavamo quell'occasione che poi non nemmeno, forse il difensore è un po' scivolato, non lo so. Avevamo tenuto bene, qualcosa avevamo creato, qualcosa potevamo. In certi momenti chiudere anche la partita nelle ripartenze, perché loro spingevano molto, noi avevamo gamba per ripartire, così non è stato, non l'abbiamo chiusa, purtroppo mi dispiace soprattutto per i ragazzi, soprattutto quelli più giovani, perché alla loro prima esperienza perdere una finale così un po' ti segna. Però vorrei dire a loro che il calcio è anche questo, il calcio è una ruota, magari quest'anno è andata così, il prossimo anno forse andrà diversamente, quindi complimenti sicuramente a tutti i ragazzi. Prossimo anno andrà diversamente con Andrea Bricca in panchina? No, non lo so, io parlavo in generale, nel senso che per le loro esperienze, non so se sarà qua o un'altra parte, ma parlavo in persona dei ragazzi, insomma, quindi... loro dove saranno, magari il calcio è meritocratico, secondo me, se una volta ti toglie la volta dopo ti ridà, quindi massima fiducia nel lavoro e continuare a divertirsi, perché alla fine il calcio è un gioco e siamo qua per divertirci. Ciao mister Simone Rubeca, so che ricevere da allenatore i complimenti dopo una sconfitta sembra un po' una presa in giro, ma non lo è. Avevi preparato secondo me la partita in maniera perfetta, avevi messo Braccini a dare fastidio lì a Bernicchi, l'avevi limitato moltissimo nel primo tempo. Il secondo tempo ti è mancato secondo me forse solo qualche palla da tenere un pochino più lì davanti, che ti poteva dare un pochino di respiro alla squadra. Però faccio i complimenti, perché è stata una finale degna delle semifinali che abbiamo visto in Champions. Va bene, grazie. Grazie mille, fa molto piacere.
La chiudiamo così: che voto dai alla stagione del tuo Sansepolcro? È un voto molto alto perché come sapete, come dice la classifica, siamo partiti un po' così e siamo, ecco, le ultime penso 20-21 partite, 22, abbiamo perso una volta contro l'Angelana, quindi dispiace chiudere dopo 20 partite con una sconfitta, però va bene così. Il Lama ce la può fare oppure no? Il Lama sicuramente è una squadra molto forte, lo ha dimostrato, il campionato non mente, insomma, i punti ne ha fatti tanti, oggi ha dimostrato che è solida, una squadra solida, una squadra molto compatta, con molta qualità davanti, quindi certamente ha tutte le carte in regola per potercela fare. Grazie ad Andrea Bricca, Sansepolcro, che ci riproverà il prossimo anno presentandosi ai nastri di partenza del campionato d'eccellenza con l'obiettivo dichiarato di vincerlo. Si chiude qui anche l'ultima diretta dell'anno per quanto riguarda TEF Channel, con la vittoria del Lama per 2-1 nella finale playoff contro il Sansepolcro, avanti 1-0 pardon, i Biturgensi con Braccini dopo 22 minuti, sembrava finita. All'89esimo invece il pari di Stefano Bartolini a mettere la freccia, ci ha pensato il capitano Diego Volpi. Lama che tornerà in campo domenica prossima 19 maggio al Polchi Laurenzi contro i bolognesi del Progresso nell'andata della semifinale nazionale playoff che vale una promozione in Serie D, finale contro una fra Fucecchio o avversaria laziale ancora da definire. È tutto per questa diretta, grazie davvero a Simone Rubeca, ti chiameranno lo statistico d'ora in poi, ora sai che ti abbiamo affibbiato questo nomignolo. Grazie a Delisa, si è tolta il cappuccio, quindi significa che non sta più piovendo. Esattamente. Noi ci rivediamo fra poco, no Nicola? Fra poco alle 18.50, canale 12, TEF Channel, speciale dilettanti, leggeremo il super gol dell'anno e ci vedremo tutti gli spareggi di giornata, perché sei andato a supplementare a Castiglione del Lago al 96esimo il pari del Branca e dunque supplementare Trasimeno Branca 1-1 se finisse così. Così Trasimeno in eccellenza, si è andata a supplementare anche a Mugnano, 0-0 tra Mugnano e Pianello, la nuova Gualdo Bastardo invece è retrocessa in prima categoria, Pila allo spareggio contro la vincente di Mugnano-Pianello, Pila che ha battuto 2-1 la nuova Gualdo Bastardo a Marcellano, qui la vittoria del Lama sul Sansepolcro 2-1, Lama che ora può sognare la Serie D, grazie a Luca Ficola per il lavoro da Lama, grazie a Daniele Tomassoli per il coordinamento da Perugia, un saluto a tutti da Nicola Agostini.